nel cuore, Lazio nel cuore. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Lazio nel Cuore, qui benvenuti al canale Cuore di Lazio. Siamo sul canale YouTube Cuore di Lazio, a proposito iscrivetevi al canale e in modo di poter chattare con noi. Siamo sulla nostra pagina Facebook Cuore di Lazio, chi vuole mettere mi piace alla pagina Facebook e potrà chattare con noi. Siamo anche sul canale Twitch, anche lì vi dovete iscrivere al canale per poter in qualche modo chattare con noi. Siamo ad una puntata che viene dopo una bella vittoria di Verona, è una vittoria sudata, sofferta, che però fa sì che la Lazio possa continuare a sperare in un cammino Champions, in un cammino per il posto Champions, che sarebbe importantissimo per poterlo riconfermare in questa seconda stagione. È chiaro che abbiamo visto tutti l'arbitraggio, che non è stato certo favorevole, anzi, a detta di più, il gol di Caicedo era più che regolare, perché chiaramente c'era un fallo reiterato del difensore e Caicedo, nel cercare di liberarsi, gli ha dato una manata, e quindi secondo me e secondo molti quel gol doveva essere regolare, invece è stato ingiustamente annullato, e quindi ha fatto sì che la Lazio dovesse arrivare al 92esimo con una prudenza del Milinkovic per poter battere un Verona che sinceramente è stato poca cosa, se non a livello difensivo, senza fare nemmeno un tiro in porta. Detto questo, però, andiamo, vado a presentare i miei compagni di viaggio questa sera, dopodiché faremo subito quelli che sono i titoli in trasmissione e cominceremo quello che appunto è il dibattito di questa serata. Saluto intanto tutti gli amici della chat che ci stanno ascoltando, saluto Lorenzo, saluto tutti gli altri e andiamo avanti. Quindi vado a presentare, sempre con grande piacere, Massimiliano Vienna. Eccoci Massimiliano, stasera sei con noi dall'inizio. Ciao Max. Buonasera Rodolfo, un abbraccio a tutte le sorelle e fratelli laziali. Puntatona stasera, Puntatona, stasera è puntatona, poi lo vedrete dai titoli, capirete che ci sono anche delle notizie di mercato veramente suggestive. Vado a salutare anche il mio caro compagno e fratello di viaggio, si potrebbe dire, Carlo Cagnetti. Ciao Carlo! Carlo, devi togliere il silenziatore dal microfono. Carlo, bravo, così. Ingadiamo tutti in questo problema. Ciao Rodolfo, un saluto a tutti gli ascoltatori e un abbraccio particolare a Massimiliano Vienna, il nostro amico pubblico audio. Ciao Massimiliano, saluto a tutti, forza Lazio ovviamente. Più avanti arriveranno gli altri nostri rinforzi, non vi preoccupate, però intanto giustamente iniziamo, perché ricordiamo sempre che noi facciamo questo programma e questa realtà è una realtà di passione, quindi non è il nostro lavoro, non siamo professionisti, non veniamo pagati, quindi a volte ci sono anche delle priorità più importanti che non permettono a tutti
di poter essere presenti sempre nella stessa maniera e con la stessa costanza. Quindi facciamo bene noi a roteare e quindi aspettiamo con fiducia gli altri nostri compagni di viaggio che mano a mano si uniranno a noi all'interno della trasmissione. Ma come vi ho detto in precedenza, ci conviene subito mandare i titoli, così poi attraverso i titoli cominciamo a sviscerare quelli che sono gli argomenti della serata, che li ritengo interessanti, e ritengo anche interessanti per chi ci ascolta un discorso, soprattutto poi vedremo il mercato. Poi avremo gli ospiti, avremo il club, questa sera sempre per la collaborazione che noi abbiamo con l'Associazione Italiana Lazio Club, che salutiamo con affetto. Stasera avremo Lazio Club Palombara, quindi un club storico, veramente storico, che è sempre presente in casa, in trasferta, a livello nazionale, a livello internazionale. Mi hanno mandato delle foto e del materiale che faremo vedere poi quando sarà il tempo di fare con il club, che testimonierà la loro presenza in tantissime trasferte, anche quelle più importanti. Quindi veramente un club con presenza allo stadio, forse dei più assidui. Andiamo però con i titoli e iniziamo poi la trasmissione. Gasperini litiga con l'antidoping, ora rischia una squalifica che potrebbe pregiudicare la sua presenza nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. A Verona vittoria di carattere della Lazio, Milinkovic vince anche sull'arbitro Chiffi che annulla un gol regolare di Caiseto. Calciomercato, Romagnoli alla Lazio, le voci si fanno sempre più insistenti, sarà lui il rinforzo di qualità in difesa? I nostri ospiti di stasera, Giuseppe Pancaro e Arcadio Spinozzi, due giocatori della Lazio del passato. L'angolo del tifoso, il nostro caro amico Mirko Monaco farà come sempre da cicerone verso tutti quei tifosi che vorranno interagire con noi a fine trasmissione. Bene, siamo pronti, buona visione. Eccoci qua, quindi come abbiamo sentito dai titoli c'è parecchia carne al fuoco stasera e quindi io direi, Carlo, di iniziare da quello che è l'attualità, la stretta attualità, cioè un attimo, un accenno, perché non voglio perderci neanche più di tempo, però il titolo lo meritava, questo famoso deferimento di Gasperini per questo incidente antidoping, chiamiamolo incidente. Vai Carletto. Ma il titolo dice tutto, credo che sia condensi una realtà che, tra le altre cose, noi non per vantarci dicevamo da tanto tempo, ossia Gasperini sicuramente è un allenatore che nasconde qualcosa. Questa sua reazione in consulta, almeno da quello che si è capito, nei confronti dell'ispettore del controllo antidoping, sicuramente fa sorgere ulteriori sospetti, perché se mi vengono a fare un controllo a sorpresa, io non ho nulla da nascondere, lascio lavorare tranquillamente chi è deputato a fare quel tipo di lavoro. Questa sua reazione, tra l'altro, Rodolfo, magari, e Massimiliano, mi potete aiutare, perché non so se poi il giocatore in questione il controllo l'abbia fatto effettivamente, anche quella è una questione che... C'è chi dice che dopo chiarito. Hanno ripreso, l'hanno rifatto, gliel'hanno fatto fare, c'è chi dice che è stato interrotto, bisogna capire bene. È un discorso che riguarda non proprio stretta attualità, ma è di febbraio. Però facciamo comunque presente che alla Lazio i controlli antidoping ne hanno fatti a iosa, a sorpresa, soprattutto nel periodo del caso, quando è stato aperto il fascicolo per i cosiddetti tamponi. Per cui se Gasperini si lamenta di un controllo a sorpresa dell'antidoping, insomma, fa parte delle regole che tutti quanti i presidenti hanno firmato, insomma. Ne abbiamo parlato anche con Pino Capo, non so se ricordi, proprio l'essenza del controllo antidoping è proprio la sorpresa, perché se il controllo viene stabilito a priori, diciamo, è come se non fosse un controllo oggettivo, invece fare un controllo a sorpresa sicuramente dà degli esiti che potrebbero essere anche destabilizzanti per la squadra che li subisce. Ecco, questa reazione in consulta di Gasperini secondo me andrebbe analizzata, andrebbe approfondita, e spero che l'Atalanta sia ulteriormente controllata, perché a questo punto credo che qualche velo stia cadendo. Max, tu che ne pensi? Io concordo in pieno con quello che ha appena detto l'amico Carlo, sinceramente sono basito, anche perché i controlli antidoping si fanno due volte, uno al termine della gara, l'altro è proprio il fattore sorpresa,
che non è solo riguarda solo il calcio, ma tutte le discipline sportive. Non ci dimentichiamo che Svarzer fu preso da un controllo a sorpresa e tutti gli altri atleti mondiali di qualsiasi sport spesso e volentieri vengono, come si dice a Roma, pizzicati con i controlli a sorpresa. È proprio questa la funzione del controllo antidoping. Però se permettete, una piccola chiosa su Gasperini, la rubo all'amico Gianluca Dodero. Adesso non può più parlare di nulla, adesso bastos. Adesso bastos, bella questa, bella questa, bravo Max. Adesso bastos è bellissimo, anche perché poi è stato insignito da pochi giorni della panchina d'oro. Insomma, certi esempi non sono consoni ad un allenatore che dovrebbe essere da esempio agli altri, insomma, sotto questo aspetto. Quindi bravo Rodolfo a sottolineare. Bravo Rodolfo a sottolinearlo, perché comunque sia dare un premio a un allenatore che non è sicuramente da esempio né per i giovani allenatori, ma credo nemmeno per il mondo del calcio, perché i suoi atteggiamenti in campo, ora a prescindere da questo atto inconsulto nei confronti dell'ispettore del controllo antidoping, ma ricordiamo bene le sue esternazioni anche cafonesche nei confronti degli avversari, i suoi mancati saluti, le sue dichiarazioni sempre piagnucolose, l'attaccarsi sempre a qualche cosa per giustificare una sconfitta, un pareggio, cioè dà sempre l'idea di una persona veramente arrogante, prepotente, che secondo me non andava premiato. Beh, indubbiamente sì, però purtroppo il premio glielo danno i colleghi evidentemente valutano esclusivamente quello che è il suo lavoro sul campo, che tra le altre cose personalmente non lo reputo neanche un grandissimo lavoro, però loro lo valutano così. Però secondo me nella valutazione di un allenatore per avere la panchina d'oro ci devono essere tante tante situazioni che non devono essere solo tecniche sotto questo aspetto, ma devono essere anche cosa, da questo punto un di dubbio, vista. Ho un dubbio, ma quel controllo è stato fatto prima del doppio confronto con la Lazio, perché era i primi di febbraio, se non ricordo male. Andrebbe la data precisa non la so. La data precisa non la so, quindi non so dirti da questo punto di vista. Di febbraio potrebbe coincidere con appunto col doppio confronto con la Lazio, quello in Coppa Italia e poi in campionato. Quindi quello sarebbe da verificare. Quello poi magari quando uscirà fuori la data in maniera precisa, forse lo potremo collocare sotto questo aspetto. Però lasciamo perdere Gasperini, che ripeto, l'abbiamo messo nel titolo perché meritava di essere evidenziato, in quanto, come abbiamo detto, da pochi giorni è stato premiato come panchina d'oro, e non mi sembra per il massimo dell'esempio proprio sia caratteriale sia dal punto di vista proprio di sportività Gasperini da questo tempo. Adesso però entriamo nell'altra attualità, in attesa sempre comunque del primo ospite, cioè quella della vittoria di Verona. Quindi la Lazio a Verona ha dimostrato carattere, come abbiamo detto dal titolo. Siamo andati, abbiamo vinto anche contro un arbitro che ci ha palesemente fischiato contro, ma non tanto oltre al fatto al gol decisivo annullato a Caiseto, che per detta di molti era regolare, in quanto c'era un reiterato fallo di Magnani, che tra l'altro è stato un fabbro ferraio per tutta la partita e non ha ricevuto ammonizioni. Nessuno del Verona ha ricevuto ammonizioni menando come Fabbri, e quindi secondo me Chiffi ha indirizzato un po' anche questo tipo di partita, stava indirizzando la partita, e invece fortunatamente Radu e Milinkovic hanno risolto la situazione, oltretutto dando la stoccata finale e non dando il tempo al Verona nemmeno di reagire, perché il Verona è andato proprio sulle gambe come un pugile all'ultima ripresa quando prende il pugno decisivo. Max, parto da te adesso. Ah, guarda, io l'ho scritto anche nel nostro sito, lo ricordo a tutti, www.cuoredilazio.it. Io rimango molto basito, credimi, non solo dall'arbitraggio, ma dall'aver mandato Orsato al VAR, e mi chiedo, Laia, come mai? Perché non ci dimentichiamo che l'arbitro Chiffi è di Padova, Orsato è di Schio, provincia di Vicenza. Hai mandato due veneti ad arbitrare l'unica veneta in Serie A. Se permetti, dei dubbi mi rimangono. Sì, dall'arbitraggio proprio al limite dello scandalo. Anche sul gol, se tu vai a vedere bene le immagini,
del VAR non gli fanno vedere l'azione, gli fanno vedere solo la manata, e questa è una cosa vergognosa, perché comunque perché gli fanno vedere il finale dell'azione, il finale dell'azione, invece gli dovrò far vedere tutta la dinamica per far capire che questo a un certo punto che fa, gli doveva sparare per liberarsi. Il fallo non l'hai fischiato, alla fine ci siamo ritrovati un fallo contro, un'ammonizione contro che costa una squalifica e quindi domenica la non disponibilità di Caicedo, e quello che ha menato come disgraziato è stato 5 minuti, diciamo dal punto di vista virgolette, a tirar maglia da tutto, né fallo e né ammonizione. Cioè ragazzi, siamo al paradosso qua, insomma, tutto questo aspetto. Carlo. Ma infatti Faris è fondamentale. Ah, scusa. Ok, vai Carletto, vai. No, sull'arbitro avete tutto detto voi bene, arbitraggio insufficiente. La Lazio poteva veramente rischiare di non vincerla questa partita proprio per l'atteggiamento arbitrale abbastanza arrogante, abbastanza tollerante nei confronti dei giocatori del Verona che hanno picchiato dall'inizio alla fine. Quindi la Lazio poteva veramente lasciarci i due punti a Verona. Poi alla fine il messaggio che emerge, a parte appunto questo fatto dell'arbitro che sicuramente ha danneggiato la Lazio con la mancata convalida del gol di Caicedo, che era assolutamente regolare, per quel tipo di falli non si va mai e poi mai al VAR. La Lazio ha dato un messaggio fortissimo al campionato, è ancora lì, è aggrappata veramente con le unghie e con i denti a questa postazione Champions, e i giocatori dimostrano di non voler mollare veramente mai. È un messaggio secondo me eccezionale, anche in considerazione del fatto che non sta segnando Immobile. Immobile sono 8 partite che non segna, non dico che sta diventando un problema, perché fino a che le partite vengono risolte da altri giocatori e la Lazio vince non c'è problema, però ecco, mi sento di dire che per queste partite che mancano servono assolutamente i gol di Immobile, quindi speriamo che già contro il Benevento Ciro si sblocchi e possa tornare al gol. Ecco, in un articolo ho scritto anche un po' polemicamente che da quando Mancini, dopo che Immobile aveva segnato il gol a Cagliari, il suo ennesimo gol, ha detto pubblicamente che Immobile il gol si doveva tenere per la nazionale e non per la Lazio, ecco, da quel momento poi Immobile non ha più segnato. Sarà un caso, però credo che psicologicamente anche queste parole di Mancini, alquanto intempestive, abbiano influito sul rendimento di Ciro Immobile. Max, con te invece voglio parlare di un giocatore che da molti per qualche anno è stato abbastanza bistrattato, ma che adesso sta trovando non solo spazio, ma secondo me sta trovando la sua giusta dimensione. Parlo di Marusic, che anche a Verona ha fatto una partita strepitosa e si sta rivelando un difensore con i controfiocchi, cioè il braccetto di destra della difesa a tre. Cosa ti è sembrato Marusic? Sì, allora, io innanzitutto partirei da un preambolo fondamentale. Noi abbiamo avuto per circa 6 mesi un discreto giocatore che si era anche comportato abbastanza bene, Romulo, che aveva lo stesso ruolo di Marusic. Al termine della stagione Inzaghi ha decisamente puntato Marusic. Questo vuol dire che abbiamo un allenatore che sa chi sono i nostri giocatori, sa come metterlo in campo. In questo momento saranno i bioritmi del periodo di pressing, sarà la straordinaria forma fisica, ma il ragazzo in questo momento è inamovibile, perché lo metti a sinistra e fa il suo, lo metti a destra e fa il suo, lo metti terzo di difesa a destra basso e fa ancora meglio il suo. Cosa gli può chiedere di più a un calciatore del genere? Forse è la volta che fatto fuori Patrick dalla linea titolare? Ah, ma questo sicuramente è in questo momento la gerarchia che Inzaghi sta trovando, cioè Marusic finché giocherà a questi livelli Patrick sarà l'alternativa. Oltretutto Marusic poi lo abbiamo visto, lo stato di forma, ma anche la sua comunque fisicità lo abbiamo visto in quell'azione dove ha recuperato Lasagna, che di certo fa della velocità a livello a campo aperto una delle sue migliori doti. Carlo, tu che ne pensi? Ah, su Marusic sicuramente quello che starà godendo più di tutti è Tare, perché Tare anche nei momenti in cui Marusic diciamo
non esprimeva il suo reale potenziale, era uno dei pochissimi che ci credeva in questo giocatore, e il campo sta dimostrando che Tare ha acquisito un grandissimo giocatore, soprattutto polivalente, perché veramente questo fatto che giochi sulla linea di difesa centrodestra dimostra che è un giocatore veramente che può essere utilizzato in parecchi ruoli e dare un rendimento eccelso. Caro Rodolfo, si diceva che lui avesse problemi ai denti. Insomma, sistemata quella situazione, abbiamo visto veramente un giocatore fenomenale. È la vera, diciamo, la vera arma in più della Lazio, attendendo anche il rientro di Luis Felipe, che credo che sia imminente. Comunque, con Marusic, io adesso chiaramente, se rientra Luis Felipe, è logico che verrà rispostato sulla linea di centrocampo. Però ecco, questo giocatore così in forma, così potente atleticamente, così veloce, così cattivo, sarà un'ulteriore arma in più per questo finale di campionato, che dovrà necessariamente portare la Lazio in Champions. Comunque sì, ecco, io credo che se noi facessimo la domanda ai Glitare, se ce l'avessimo come ospite, lui sicuramente sarebbe il più contento di tutti, di questo Marusic. Diciamo che il recupero di Luis Felipe adesso può essere fatto, non dico in tranquillità, ma sicuramente con la serenità di avere comunque un giocatore come Marusic che può, fino al momento in cui non recupererà al 100% Luis Felipe, dare quella garanzia che invece in passato non avevamo, soprattutto all'inizio della stagione, e pregavamo Dio che Luis Felipe recuperasse il prima possibile. È chiaro che con l'entrata di Luis Felipe, probabilmente Luis Felipe ricomincerà ad essere il terzo di destra, e Marusic potrebbe essere di nuovo rispostato a quinto di sinistra se Fares non migliorerà il suo rendimento, che l'ho visto in miglioramento Fares, però ha ancora qualche stato di incertezza. Indubbiamente, parliamoci chiaro, sembra una stupidaggine, ma alla fine della fiera non aver fatto preparazione conta nell'arco della stagione in maniera determinante, vero Max? Assolutamente sì, la preparazione è funzionale ai carichi di lavoro che andrai a dividere durante tutto l'arco del campionato. Non ci dimentichiamo, io parlo di quel ritiro che è stato possibile vedere. Penultimo, diciamo, perché l'altro scorso quest'anno non è stato proprio causa Covid, è stato un ritiro molto blindato. E ti posso dire che vedere la Lazio i primi giorni era imbarazzante. Questo significa che stavano facendo carichi di lavoro pesantissimi di cui ne avrebbero beneficiato successivamente. Infatti, la dimostrazione è che chi non ha fatto preparazione, vedi Fares. In questo momento sono quelli che stanno soffrendo di più. Io sono molto fiducioso con Molici, ve lo dico prima. No, ma che poi oltre al danno anche la beffa, cioè nel senso non solo non hanno fatto preparazione, ma è subentrato anche un infortunio che ha ulteriormente ritardato anche una fase preparatoria, seppure a Roma, no Carlo? Sì, no, ma io stavo seguendo molto attentamente le parole di Massimiliano e mi hanno infuso ottimismo, perché di solito Simone Inzaghi ha fatto una preparazione comunque sempre improntata sul partire forte, poi avere un piccolo calo e poi nella parte centrale della stagione tornare a grandissimi livelli e poi avere un piccolo calo alla fine del campionato. E io invece credo che adesso la Lazio sappia perfettamente che le ultime 10 partite, ne mancano 8 più una, quella che non si giocherà mai, cioè Lazio-Torino. Quindi 8 partite. Credo che la preparazione di Simone Inzaghi, da chi è stata fatta dall'inizio, è ovvio che poi determini in campo delle prestazioni ottimali dal punto di vista fisico. Non dimentichiamo che la Lazio è la squadra che corre di più in Italia. È la squadra che vince tutti i contrasti fisici con gli avversari. È la squadra che però, per esempio, tornando all'arbitro di Verona, ha subito più falli, però ha avuto più ammoniti, che questa è una cosa un po' strana. Però ecco, dal punto di vista fisico la Lazio c'è come, e non aver fatto la preparazione, avete detto i nomi di Fares, di Murici, purtroppo in campo si vede, cioè si vede proprio una doppia velocità da parte di chi ha fatto la preparazione,
e di chi non l'ha fatta, o comunque si è avuto problematiche. Però ha detto bene anche Rodolfo, Fares lo sto vedendo in ripresa, è un giocatore che lo vedo più addentro al gioco della Lazio, lo vedo anche più cattivo. Quindi io da Fares mi aspetto anche da lui un bel finale. Da Murici, purtroppo credo che, non dico che abbiamo perso le speranze, però è un giocatore che deve essere recuperato e il vero Murici lo vedremo il prossimo anno. Tra l'altro Tare l'ha Sì, detto proprio oggi, da poco, sì, certo. esatto, ha detto proprio oggi su Murici, sarà molto utile il prossimo anno alla Lazio. In pratica ha già dato una notizia, insomma Murici resterà, farà parte diciamo, del parco attaccanti della Lazio del prossimo anno. Sì, ma infatti, a parte il fatto che comunque Morici, pur facendo piccole ispezioni partite, ultimamente mi sembra comunque che quando è entrato in campo non ha mai, ha sempre dato il suo contributo. Oh, e l'ho visto sempre in partita, l'ho visto meglio negli stop e nel proteggere la palla, cosa che non faceva all'inizio. D'altronde parliamo di un campionato da dove proveniva quello turco, che non può essere paragonato a quello italiano a livello tattico, a livello di carichi di lavoro, e quella mancata preparazione, l'infortunio, il Covid, ragazzi, ma questo conta parecchio sulla stagione. Infatti poi le parole di Tare suonano come una grande conferma per Murici e suonano come una grande smentita per quelle voci che ho letto anche su alcuni giornali, su alcuni siti, dove si parlava che la Lazio voleva investire 20 milioni per un attaccante. L'ha già investiti e non No, ne spendere altri. Per cui non andate dietro a questo tipo di voce. Max, se vogliamo entrare nel aspetta, tipo, vai. diciamo, tipo. Aspetta, vai Max. No, se, Max, vai tu, Max, vai. No, io sono convinto che Murici non è un campione, non ci pensiamo da Van Basten, questo sia chiaro, ma è un calciatore che può dare il suo e io lo vedo tranquillamente in doppia cifra il prossimo anno. Almeno tra i 10 e i 15 gol li può fare tranquillamente. Controlla bene il pallone. Quando entra, non ci dimentichiamo che tiene sulla squadra, dà una mano in difesa, conquista molte punizioni. Una volta in vantaggio Bonici è ottimo, ragazzi, è oro colato, non ce lo dimentichiamo. Non è quei giocatori che cincischiano, lui è uno di sostanza. Per carità, non ha ancora dimostrato il suo valore. Io ho visto delle proprio partite intere per capire meglio proprio il calciatore. A me non dispiace, sinceramente. Non è Van Basten, sia chiaro, Ma non ci nessuno parla che sia un facciamo illusioni. campione, Max, nessuno ha mai detto che stiamo a parlare di un campione. Stava a parlare però di un giocatore che si rende utile, insomma, no? Carlo, che volevi dire? No, volevo dire Da appunto, 20 milioni, scusa. parlando così, sì, Da 20 milioni, sì. parlando di Murici, credo che ci siano anche problematiche dal punto di vista tattico, ossia non è ancora ben inserito diciamo, nei meccanismi di questo 3-5-2 di Inzaghi, quindi sicuramente bisognerà attenderlo anche da questo punto di vista, perché uno dei pochi cross fatti bene, che ricordiamo a Bergamo, Murici ha fatto un colpo di testa strepitoso, è riuscito a uccellare il portiere dell'Atalanta mandando la palla dal lato opposto, facendo un colpo di testa a parabola bellissimo. Quindi è un giocatore che se viene servito in un determinato schema tattico sicuramente rende di più rispetto ad adesso. Adesso si limita, come ha detto anche Massimiliano, a un compitino, chiamiamolo compitino, far salire la squadra, fare a sportellate con gli altri, cercare di fare delle sponde, cercare di essere utile nelle mischie, diciamo, degli ultimi minuti. È stato utile anche a Verona perché abbiamo visto che quella palla se la sono contesa lui e Milinkovic. Diciamo, il fatto che il giocatore del Verona sia saltato e diciamo fuori tempo è dipeso anche dal fatto che c'era pure lui, insomma. È una presenza in area che sicuramente fa paura e sicuramente allarma la difesa avversaria. Ha liberato appunto lo stacco di Milinkovic, che è stato perentorio e decisivo. Quindi io su Murici ci metterei in un certo senso una riserva di valutazione. Lo vedremo bene dal prossimo anno con una nuova Lazio. Per quanto riguarda il mercato, diceva giustamente Rodolfo, la Lazio non andrà a toccare il parco attaccanti. Bisogna risolvere la questione Caiseto, come sappiamo bene, se gli verrà rinnovato il contratto oppure no. Però credo che la Lazio interverrà su altri settori del campo, lo sappiamo bene. Ormai credo che sia notizia abbastanza accertata: farà due acquisti in difesa,
e l'acquisto e due acquisti anche al centrocampo, mi riferisco al settore sinistro per sostituire Lulic e al settore centrale di centrocampo per sostituire Leiva, quindi quantomeno per dargli una, diciamo, un'alternativa di estremo valore. Poi dipenderà logicamente anche dalla competizione che la Lazio farà, perché se facciamo la Champions è ovvio che la Lazio avrà una maggiore quantità di denaro che potrà appunto sfruttare per prendere giocatori sempre più importanti. Ecco perché è importante arrivare in Champions. No, no, ma poi di mercato, perché l'abbiamo messo nei titoli, c'è questa notizia di Romagnoli che andremo ad approfondire, e quella sarebbe la chicca giusta per andare poi dopo ad aumentare quella che è la qualità del Lazio, ma dopo ne parleremo più avanti. Rodolfo, no, una domanda così almeno, visto che hai accennato a Romagnoli, secondo te, visto che tu sei l'esperto di mercato, quale potrebbe essere la valutazione che darà il Milan se lo vorrà cedere Romagnoli? Io credo che, considerando Romagnoli in scadenza di contratto il prossimo anno, se Romagnoli non rinnova, quindi informa la società che non ha intenzione di rinnovare, io credo che Romagnoli sotto i 30 milioni si possa prendere. Anche perché, non, considerando il Covid, considerando la scadenza del contratto, considerando il fatto che il Milan deve necessariamente cederlo in questa sessione di mercato, altrimenti lo perde a zero, non può battere più di tanto cassa, quindi credo che tra i 20 e i 30 milioni si possa arrivare a Romagnoli, qualora queste strade siano effettivamente percorribili, qualora Romagnoli dia quel segnale al Milan e, perché no, anche alla Lazio, perché non ricordiamoci che comunque Romagnoli non è che è seguito solo dalla Lazio, è seguito anche da altre squadre. Allora, a questo proposito però vedo già sotto in regia il nostro amico Roberto Faccetta. Ciao Roberto! Roberto Faccetta, ciao Roberto, ciao. Presidente, non voglio fare gaffe, sei il presidente del Lazio Vice, Club, vice. Ancora vice, vice per il momento, sì, ancora vice, sì. Insomma, un esponente importante del Lazio Club Palombara, che ricordiamo è uno dei club più storici, associato all'Associazione Italiana Lazio Club, e che stasera piano piano andremo anche un po' a conoscere meglio sotto questo aspetto. Però adesso ti voglio coinvolgere subito su quello che è una piccola tua impressione sulla vittoria di Verona, e anche, perché no, su questo aspetto di mercato che noi stiamo parlando in questo momento. Vai Roberto. Nulla, per me Verona è stata importantissima, non è stata tanto, come al solito, tanto valorizzata la vittoria dai media, ma passare a Verona non era per niente facile, e fatto questo, fatta questa vittoria, è stato importantissimo, perché avevo molta paura di Verona, come è successa all'andata. Il Verona non è una squadretta, insomma, è uno scoglio grande, l'abbiamo superato, e non ci speravo all'inizio, non ero tanto fiducioso perché avevo paura di un pareggio, ma vedendo la partita, Lazio secondo me ha giocato benissimo, anche se non ha fatto tantissime occasioni, ma ha sempre avuto la palla, ha sempre avuto un'iniziativa, quindi ha sempre voluto vincere fino alla fine, e si è visto, insomma. Sul mercato, magari Romagnoli, se fosse, ma se ha rinnovato, ho sentito oggi, credo che ho sentito che rinnovava oggi, non ho capito bene. E magari se non rinnova è fattibile, se rinnova ovviamente no. Certo, cioè, ma mi sembra proprio oggi uscita la notizia che c'era un rinnovo, qualcosa, si parlava proprio oggi. Il Milan sta tentando di prendere, di tenerselo, per questo il Milan prova col rinnovo, bisogna dire Romagnoli si è attirato dalla casacca bianco-celeste, insomma. No, se venisse, è giovane, è della Lazio, è tifoso, è romano, è tutto, quindi per noi è ottimo. Magari fosse tutto lì. Più acquisti facciamo di giocatori di Serie A, secondo me, giocatori che giocano in Italia, e meglio è. Se sono di Serie A è logico, è meglio. Ma giocatori italiani, tipo Acerbi, tipo Lazzari, tipo questi qui, che sono quasi pronti al 100%, manca giusto, si devono giusto ambientare. Abbiamo visto che da altre parti è un po' più triste la storia, però vabbè, può succedere che sbagliano, può succedere. Beh, no, ragazzi, tutti quanti sbagliano. E poi, è anche vero però che, sai, nel mercato italiano c'è sempre quel grande problema che un giocatore appena uscito fuori dal guscio comincia subito a valere 20-30 milioni, e quindi per la Lazio diventa un po' improbo questo tipo di trattativa. Quando vai all'estero prendi giocatori di pari età ma con tanta esperienza più a livello nazionale e internazionale in prima squadra, che costano la metà,
questo favorisce un po' il mercato estero rispetto a quello italiano. Se ci fosse una calmierazione del prezzo sarebbe meglio, insomma, ecco, sotto quella... purtroppo sì, però noi speriamo magari che trovano sempre una formula, qualcosa per portarli a Roma. Poi se è tipo Pereira che poi lo devi riscattare, un'altra formula, è importante che giocano con noi, poi il modo è... a noi non è che ci interessi tanto sotto questo aspetto. Max, vuoi fare una domanda al nostro amico Roberto in funzione del suo club, così cominciamo ad entrare nei meandri del club? Sì, io una cosa che proprio non so proprio come funziona, perché cioè, nel senso che conosco il club. Allora, la domanda è doppia. La prima, da quanti anni siete un club così importante? Perché comunque siete un club importante, è storico, abbiamo detto, lo vediamo sempre, lo vedevamo sempre allo stadio. E l'altra, come si fa a fondare un club e ad associarsi con i Lazio Club? Allora, noi siamo nati dicembre 93, quindi fra 2 anni facciamo 30 anni. 30 anni stando sempre aperti tutti i giorni, non mi veniva, aperti tutti i giorni la sede, abbiamo cambiato varie sedi, varie postazioni, varie tipologie, a 2 piani, a 3 piani, piano terra, siamo stati sempre aperti 365 giorni l'anno, tutti i giorni. Quindi sono 30 anni fra qualche anno, diciamo, che siamo in pista, quindi... l'abbiamo viste di cotte e di crude e l'abbiamo superate tutte, quindi non c'è problema andare ancora avanti. E per quanto riguarda invogliare gli altri a fare un club, è facilissimo, non è che ci vuole chissà che. Basta che, specialmente chi è lontano, è più facile, è un paradosso, però è più facile perché hanno più tifosi che li possono raggruppare. Quindi, che ne so, la zona toscana può prendere parecchi tifosi in Toscana, oppure in Umbria, oppure nelle Marche, dove vogliono. A Roma è diventato un pochetto più difficile, perché a Roma adesso c'hanno quasi tutto sotto mano. Il club è più una cosa di servizio, secondo me, quindi è da sfruttare. Può andare a vedere la partita, o prendere i biglietti, o fare le trasferte, organizzare le trasferte. Tutta la vita da club, purtroppo a Roma è un pochino scemata, perché hanno quasi tutto sotto mano. Sia le trasferte, sia lo stadio, i biglietti, c'hanno tutto. Invece stando fuori c'è più richiesta di biglietti, più richiesta di raggrupparsi per andare in trasferta, più richiesta di tutto, quindi è più facile. Ma è semplicissimo, basta che formano un gruppo di minimo 30 persone, fanno un consiglio direttivo, deve essere fatto un consiglio direttivo, un atto costitutivo. E fatto questo possono registrarsi all'Agenzia delle Entrate e fanno un'associazione propria loro. Oppure, nel frattempo che siamo tornati noi con l'AIC, possono affiliarsi all'AIC direttamente con noi. Però ci devono contattare un attimino e poi gli spieghiamo tutto il da fare, insomma. Perfetto. Voi a Palombara praticamente diciamo coprite Palombara e qualche altro piccolo dintorno all'interno della provincia. Quindi sì, zona di Palombara, sono tutti di Palombara o c'è più di qualcuno? La maggior parte è Palombara, però abbiamo paesi vicino a 10 km, 5 km, 6 km, questi li coprite tutti, accontentiamo, li copriamo noi comunque, se vogliono, se sanno dove trovarci, non c'è problema, insomma, qualsiasi richiesta vengono a noi, stando aperto, come dicevo prima, stando aperto tutti i giorni, è facile venirci a trovare, a chiedere, noi siamo disponibili a trovare di tutto, dai biglietti al merchandising, a organizzare trasferte, a prendere biglietti di trasferta che sono più difficili all'estero, non c'è nessun problema. Per fortuna riusciamo a accontentare tutti, a fare tutto, sì. Guarda, specialmente palombarese, specialmente i soci. A questo proposito volevo farti vedere una cosa, e tu piano piano ne parliamo insieme da questa cosa. Io adesso la sto caricando un attimino, vediamo un po' se riesco a caricarla. No, ancora no, vediamo un po' se ci riesco, se me la dà. Vediamo un po'. No, allora aspetta che lo faccio da un'altra parte. Nel frattempo, si tratta, siccome mi hai mandato tante foto, io ho cercato di darle una... così. Sì, l'ho messo un po' in fila,
e ho cercato chiaramente di farle così insieme, ho detto così, diciamo dopo insieme lo vediamo e cerchiamo di fare un po' qualcosa. Quella è una piccolissima parte di fondo. Sì, insomma, immaginavo, ho detto, se altrimenti diventava un discorso. Sì, no, se ti servivano per mandarle sotto in sottofondo ce n'erano quante ne volevi. Queste che ti ho mandato, beh, una trentina, quindi voglia. Intanto che io cerco, perché sto cercando, perché quando poi ce l'ho sempre davanti agli occhi, ma quando le devo trovare non le trovo mai, tu intanto, io ho visto che hai fatto una marea di trasferte sotto quell'aspetto, quindi raccontami un po' qualche aneddota, qualche trasferta, intanto che io ritrovo quel file che avevo costruito, perché l'ho costruito io, quindi la colpa è mia. Vai. Sono tantissime, sono come tutti i tifosi della Lazio, che sono a Lazio da tantissimo tempo, logicamente sono anche tante le trasferte, le partite in casa. Aneddoti, non so che dire, per dirti, una volta a Torino facemmo due pullman, uno con l'associazione e uno con noi, proprio che partiva da Palombara, e tutte e due portati da noi, l'autobus e le pullman proprio, quindi era il proprietario, la ditta, era un amico nostro, e purtroppo, ma senza incidenti, senza nulla, uscendo dallo stadio, un pullman si avvicinò troppo a un tetto di una bancarella, non mi ricordo bene, si spaccò un vetro e dovettero quelli di quel pullman lì, dovettero fare tutto il viaggio di ritorno senza vetro, purtroppo, senza incidenti, è la prima volta che succede, credo, perché di solito se ci sono incidenti si può creare qualche problema ai vetri, e invece quella volta fece tutto il viaggio di ritorno senza un vetro per un errore, diciamo, un aneddoto. Poi ci sono tantissimi aneddoti sulla squadra, sulla tifoseria. Ecco, poi raccontacene qualcuno, dai, su, intanto che mi dai l'opportunità, perché mi devi coprire adesso, mi devi coprire, perché sto in ambasce, devo trovare questo file che ho fatto, quindi innanzitutto io ho visto alcune trasferte a Cipro, stiamo a Cipro, ho visto in Norvegia, quindi magari in occasione di quale partita in Norvegia, perché non hai specificato... La partita, non mi ricordo bene il nome della squadra, ma era quella della Coppa UEFA di 3-4 anni fa, non mi ricordo come si chiamasse, non mi ricordo più la squadra come si chiamava, però era la trasferta più lontana che c'era in Europa, e quattro di noi volontari, sì, l'ho visto, tutti volontari e coraggiosi, sono riusciti ad arrivare fino su, ma quante anche altri tifosi della Lazio, perché per sì, i chilometri, per il freddo, per tutto, era stata un po' complicata organizzare, anche quella presa i biglietti da noi al club, abbiamo prenotato l'aereo, tutto insieme abbiamo fatto. Oppure ti posso dire Birmingham tantissimi anni fa, Monte Carlo tantissimi anni fa, le finali, quelle sono state bellissime perché sono finali, quindi è facile da ricordare. Oppure i campi di Serie B, oppure Catania, che eravamo pochissimi, Palermo, che eravamo ancora più pochi, e abbiamo fatte tutte. Cioè abbiamo cercato, noi cerchiamo anche Pescara, ho visto Pescara. Pescara, che era più di Livorno 2-3 volte. Livorno siamo sempre. No, ma siete praticamente presenti dovunque, sul territorio nazionale, io credo quasi ovunque. Il primo anno di Livorno è stata bella tosta, perché era il primo anno che tornava Livorno in Serie A e ci furono tantissimi incidenti tutto il pomeriggio, quindi è stato un casino, però siamo entrati, siamo tornati, tutto a posto, siamo andati, siamo tornati. Sono tutti piccoli episodi che non mi posso ricordare tutti, perché sono talmente tanti, però l'abbiamo viste di tutti i colori, come ti dicevo prima. Positive e negative. Beh, certamente. Quindi Birmingham presumo che sia in funzione della finale di Coppa delle Coppe, era quel Birmingham di cui parli, giusto? Mi stai sentendo? O si è bloccato Roberto? Mi sa. Si è bloccato Roberto. Presumo che sia in funzione di quello, credo. Che sia in funzione di quello, perché Birmingham è un discorso legato appunto alla finale di Coppa delle Coppe. Sì, no? Se non ricordo male, Birmingham da quel punto di vista. No, ma è bello, Max, dai, dimmi. No, è bello che comunque Palombara è uno dei club più presenti, soprattutto in trasferta, c'è il famoso striscione storico. Infatti, volevo fare la domanda a Roberto sullo striscione Palombara che si vede veramente dappertutto, e questo secondo me è un bel messaggio
che manda insomma il Lazio Club Palombara per tutti quanti i tifosi, cioè la Lazio va seguita per chi può ovviamente in casa ma anche in trasferta. Adesso con questo fatto che gli stati si riaprono, caro Rudolf, quindi, e caro Max, quindi manca poco a che noi torniamo allo stadio, direi finalmente, anche perché per l'Europeo si apre l'Olimpico, mi pare il 25% della capienza, e non vedo il motivo per cui non si debba aprire anche per le partite di campionato, giusto? Sì, no, ma indubbiamente questo secondo me spianerà molto la strada alla riapertura anticipata degli stati, perché chiaramente deve essere un discorso basato sulla logica, cioè se tu lo riapri per gli europei non vedo perché non lo puoi riaprire alle stesse condizioni per il prossimo campionato italiano. È chiaro che questa, diciamo, pressione che ha fatto la federazione nei confronti del governo è una pressione atta, soprattutto a livello gravina della Federcalcio, è una pressione atta proprio a questa funzione, cioè quella di iniziare la prossima stagione con gli stadi aperti minimo al 25%. Sì, sì, credo che si andrà verso quella direzione, se no questa decisione resterà, come dire, una cosa isolata e non andrebbe dal punto di vista logico, diciamo, accettata da tutto il popolo tifoso, credo, d'Italia a questo punto. Quindi sarà assolutamente obbligatorio riaprire gli stati, anche perché non se ne dà più, diciamo, il motivo per cui debbano restare chiusi, con le dovute cautele, con le dovute precauzioni, però lo stadio va riaperto, ecco, assolutamente. Quindi certo, crediamo che per questa stagione ormai le partite saranno tutte a porte chiuse. Dalla prossima stagione ci sarà la riapertura chiaramente ai tifosi, a una percentuale che può essere, diciamo, quantificata in 20-25% della capienza dei vari stati. No, ma l'unica cosa magari di incognita che può rimanere è che tutto dipenderà da come andrà poi questa affluenza nelle quattro partite italiane, perché abbiamo quattro partite, se non vado errato, in Italia, no? Quelle tutte a Roma, non abbiamo altri stati che sono in qualche modo predisposti per questo europeo itinerante. Quindi vediamo anche come si reagirà e che tipo di risultati ci saranno. È ritornato il nostro Roberto. Ogni tanto purtroppo internet fa questi scherzi e lo fa a noi, quindi suppongo che tu non sia esente da queste problematiche. Allora, riprendiamo questo discorso del club. Sono riuscito a trovare il filmato e insieme a te lo andiamo a commentare. Che poi tanto questo lo posso stoppare e lo posso portare avanti tutto qua. Rodolfo, scusa solo un secondo, la comunicazione di servizio. Ho chiesto a Fabio di fare quanto mi hai chiesto, perché io sono col cellulare. Perfetto, ok, perfetto. Grazie. Allora, nel frattempo, due minuti e la facciamo e guardiamo insieme. Allora, qui stiamo. Questa è Pescara. Queste sono le. Quella Pescara, l'ultima volta che sono venuto in Serie A, mi sembra 3 anni fa, 4 anni fa. Questi sono i pullman che facciamo molto spesso la domenica da Palombara all'Olimpico, con più di 60 persone. Li portiamo da diciamo sotto casa, sotto l'Olimpico, dove vedi che siamo lì a parcheggi proprio a Stadio dei Marmi. Quindi non devono fare nessun metro a piedi, arrivano facilissimo allo stadio, non c'hanno traffico, non c'hanno problemi di parcheggio, e spesso e volentieri li facciamo, dipende dalle partite, con prezzi più accessibili, perché purtroppo quando le partite sono troppo care, più il costo del pullman viene una cifra un po' troppo alta. Quando sono più accessibili non c'è problema, li riempiamo tutte le domeniche in pratica. È grandissimo servizio secondo me questo qui, se riusciamo a farlo anche tutte le domeniche era ottimo. Lo facciamo una metà delle partite, un terzo delle partite, adesso non ricordo bene i dati, però sono parecchie, ne facciamo parecchie. Queste sono le, questo è un altro, questo qui invece stavate. Questo è Pescara. Il 6-2 famoso, l'ultima volta che Pescara è stata in Serie A. Che pure queste qui sono, la trasferta è stata molto lunga e travagliata, perché siamo partiti a Roma a mezzogiorno, dalle 9 che eravamo pronti a partire da Piazzale Clodio. A mezzogiorno e mezza siamo partiti, siamo arrivati lì alle 2:30, credo. Alle 2:30, alle 3 allo stadio, proprio in precisi. Per tutti i problemi
di sicurezza dati dalle forze dell'ordine, ci rallentavano, ci facevano aspettare in pratica per non farci incontrare, però è andato tutto bene. Queste sono le tessere. Sì. Queste sono le Questa è una piccola foto che abbiamo fatto quando facciamo il tesseramento. Ogni anno facciamo un annuncio, qualcosa per richiamarli, i nostri soci, per sentirli, per vederli, e mandiamo qualche foto, qualcosa. E questa un anno abbiamo fatto questa foto così, tanto per fargli, per comunicare che era aperto, che erano aperte le iscrizioni annuali. Questo era due anni fa. Due anni fa, perfetto. Noi ogni anno dobbiamo fare il tesseramento ogni anno, giustamente, perché adesso vale un anno, e ogni anno ci abbiamo da raccimolare più soci possibile per mandare avanti tutto il club, tutte le spese, tutto quanto. Questo invece è qui dove stavamo? Questo è Cipro, dovrebbe essere, mi sembra. Non mi ricordo bene, ma mi sembra che era Cipro questa, sì. Questa uguale, aereo, era un 200, credo, non di più. Erano, perché io a questa non c'ero, e uguale, sempre i biglietti presi da noi, sempre tutto organizzato da anche se io non vado, io non c'è problema, no, non c'è nessun problema, si parte ugualmente, anzi si parte di più. Qui questa invece era... eccolo qua, evidenziato il classico ormai striscione, sì, di cui parlava Carlo, no? Che ogni tanto compare lo stadio, lo striscione storico del Palombara, no? Stavo parlando mentre tutte. Ce ne abbiamo più di uno, sono tre striscioni. No, ma quello da trasferta, quello da battaglia, no? Più leggeri, più pesanti, dall'Olimpico, da portare, no? Robè, siccome ho fatto tantissime pure trasferte, circa 300, quindi ti ho visto chiaramente in tante trasferte, lo striscione, e stavo parlando con Rolf appunto di questa vostra qualità che secondo me è fondamentale per un club, cioè quella di lanciare questo messaggio che la Lazio va vissuta allo stadio, sia in casa e chi può anche in trasferta ovviamente. Quindi stavo dicendo con Rodolfo, meno male che adesso riaprono gli stadi, perché sinceramente ci siamo stufati di essere tifosi da televisione, e volevo farti questa domanda: voi come vi organizzate per le partite adesso che purtroppo non possiamo andare allo stadio, e appunto se ci avete nella sede, appunto se le vedete tutti insieme oppure se ve li vedete singolarmente, insomma, le vostre abitazioni? Allora, purtroppo da novembre le sede dei club devono stare chiuse, come i circoli privati, come altre associazioni, deve stare tutto chiuso. Quindi da novembre noi abbiamo la sede chiusa, come sono altri club, e quindi purtroppo li dobbiamo vedere ognuno per sé, neanche tanto raggruppati, neanche poi invitare tanta gente a casa, anzi neanche uno, perché se no fanno la spia. Pure per un problema di contagi, perché purtroppo ci sono delle ondate brutte anche qui da noi, quindi questo è un periodaccio qui a Palombara e non è tanto consigliato. Ma c'è un altro tasso purtroppo in questi giorni, sì, si era un po' alzato, stanno quasi pensando di farci diventare zona rossa solo qui, la zona nostra, invece sono, per fortuna, sono calati, ma è più dell'anno scorso, più di marzo aprile scorso. E allora ve le vedete da soli in casa? Purtroppo sì. Siamo collegati con i social, con WhatsApp, con il gruppo WhatsApp del club, con il gruppo sulla pagina Facebook del club, oppure su Instagram. Siamo collegati fra di noi, però non siamo insieme. Noi andavamo a tutte le partite in casa, a tutte le trasferte, a tutte le partite in sede. Cioè, noi stavamo sempre, quando c'era Lazio, noi o al club o allo stadio o fuori casa, noi ci siamo sempre. Quindi a noi ci manca proprio questa cosa. E specialmente oggi ci stavo pensando che è arrivato quasi il momento che non ce la facciamo più. Per fortuna c'è la televisione. Per fortuna c'è il campionato, c'è, e c'è la televisione che ce la fa. Per fortuna domenica l'abbiamo vista, chi più chi meno l'ha vista con DAZN, io l'ho vista, quindi non c'era problema. Però ci sono sempre, è molto ma molto meglio lo stadio, ma 10.000 volte meglio, è normale, è inutile dirlo. Scappati di casa invece non stavano. Questo era il balcone dell'hotel, sono due nostri ragazzi
Questa era Varsavia, quando è successo in macello. Sì, infatti, sì, è vero. Quando è successo tutto. Ho drammatizzato apposta, perché questa era una cosa grave. Loro si sono salvati, mi sa, proprio per questa foto, perché arrivarono 5 minuti dopo. Quindi hanno visto tutto quanto, stanno un pochetto più in disparte, ma era la piazza era il punto di ritrovo di tutti, quindi stanno arrivando anche loro. Loro per fortuna sono tornati normalmente, sani e salvi, con tutto, con i tempi dovuti. Insomma. Lo scandalo europeo che non finiremo mai di evidenziare e che non dovremmo mai e non dobbiamo mai dimenticare, perché lì ci fu veramente uno scandalo. Io lo definirei, anche se magari è un termine forte, e chiedo scusa a tutti quanti, una forma di razzismo sportivo, che poi tanto sportivo nemmeno è stato, però razzismo sportivo sicuramente sì. Guardate un po' chi è entrato, guardate un po' chi è entrato, grande Fabio. Allora, buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera Roberto. Noi siamo vicini, perché io sono di Torlupara, Fontenuova, Mentana, quindi quando ci siamo sentiti telefonicamente ti ho detto, e probabilmente dal momento in cui dalle zone nostre non c'è un Lazio Club disponibile, come ritornerò a Roma, ti passerò volentieri a trovare per sottoscrivere con te. Magari. Assolutamente. Ci dobbiamo prendere qualcosa a un bar, ci vediamo un attimo, un secondo, perché come dicevo prima la sede è chiusa, mi devo un attimo organizzare, ti porterò davanti alla sede, ti porterò lì, ma non è possibile. Cioè, allora io nel frattempo vi lascio un attimo a Fabio, perché io vado a fare il collegamento con Panchero, tutto nella maggiore, va bene? Vai Fabio, continua tu. Assolutamente, no Roberto, tanto io in questo momento sono nelle Marche per motivi professionali, quindi non sono allo stato attuale disponibile, però sicuramente, come scendo a Roma, una visitina nelle belle campagne di Valombara, che poi non è soltanto, cioè Valombara è veramente un territorio molto molto bello, caratteristico, veramente è un comune caratteristico della provincia di Roma, c'è un olio buonissimo, ci sono dei frantoi che ancora macinano a freddo, quindi ci sono veramente delle cose molto molto interessanti da visitare. Poi ci sono anche degli ottimi ristoranti che, diciamo, preparano prodotti tipici, ed è sempre un piacere venire da quelle parti. Io sono, ti ripeto, a Fontenuova Mentana, sto veramente a 15 km dalla zona vostra, però vengo volentieri come sarà possibile in base al, diciamo, alle direttive nazionali. Va benissimo, ti aspettiamo quando puoi, tanti numeri ce l'hai, mi avverti un attimino, ti dicevo, se siamo ancora sotto pandemia, ci organizziamo, se siamo aperti meglio, così entri, ti faccio vedere la sede, tutto quanto, ti presento i nostri e niente, noi siamo proprio sulla piazza principale, calcola, proprio dove fanno la sfilata famosa dei carri, la festa delle cerase ogni anno, che purtroppo sono 2 anni che non la riusciamo a fare, che è bellissima, viene tantissima gente e si riempie il paese di brutto, proprio in tutte le vie, in tutti i luoghi, tutti i ristoranti aperti, tutto aperto, quindi è bellissimo da visitare anche in altri giorni, è logico, però in quel periodo è inizio estate, quindi è bellissima. Poi Palombara esteticamente, vedendola da fuori quando arrivi, è stupenda, secondo me uno dei più bei paesi che ho visto. Poi entrando ci sono anche i più belli, logicamente i borghi sono tantissimi in Italia, però Palombara è carina, molto bella. Quindi quando vuoi... No, assolutamente, io poi tra l'altro a Palombara vengo spesso, c'è un aiutaio, io suono perché mi piace, e c'è un maestro piuttosto bravo, quindi sono zone che frequento molto molto volentieri. E ho visto che avete fatto già una premessa sul mercato, poi dopo sicuramente lo approfondiremo. Siamo in attesa di Pancro, quindi rispondo anche ai nostri amici della chat che ci chiedono quando sia Spinozzi che Giuseppe Pancro saranno presenti nella nostra trasmissione. Abbiamo visto anche delle fotografie, delle istantanee, un piccolo video preparato da Rodolfo in merito al vostro bellissimo Lazio Club, che poi è storico. Io ero piccolo e mi ricordo già la presenza di questo striscione allo Stadio Olimpico, quindi ha rievocato sicuramente dei bellissimi ricordi. La chat l'abbiamo salutato tutti, Silvio, Miriam, il nostro Mirchetto, che tra pochino avremo collegati con noi.
e niente, siamo soltanto in attesa, ecco qui Rodolfo che ci comunica l'ingresso del nostro primo ospite. Vai Rodolfo. Eccoci qua, allora con grande piacere che vado a far entrare nella nostra umile tribuna Giuseppe Pancaro. Buonasera Giuseppe, in collegamento telefonico ovviamente, perché ciao Giuseppe. Ciao, buonasera a voi. Ecco, informazione servizio, lo sentite bene voi? Tutto a posto? Benissimo. Ecco, perfetto, ecco. Allora, Giuseppe, innanzitutto come va? Perché sai, con la situazione Covid e qui ognuno ha le sue limitazioni, insomma, da questo punto di vista. Va bene, per le difficoltà insomma, che stiamo attraversando tutti, diciamo che va bene, speriamo insomma, di tornare il prima possibile alla nostra vita. Allora, volevo chiederti, il tuo grande amico e compagno di squadra dello Scudetto, Simone Inzaghi, sembra che si stia evidenziando negli ultimi 5 anni come un allenatore di grande qualità, ma lo era anche quando giocava, si intravedevano queste qualità di allenatore, oppure diciamo, ha intrapreso la sua carriera dopo? Ma è difficile prevedere quello che uno può fare dopo aver smesso di giocare. Sicuramente Simone era un ragazzo innanzitutto innamorato del calcio, aveva una grande passione per il calcio, un ragazzo molto intelligente, e queste secondo me sono caratteristiche importanti che hanno contribuito poi oggi a far sì che lui insomma, facesse veramente un percorso straordinario con la Lazio. Insomma, ha fatto e sta facendo veramente 5 anni straordinari, e sono contento per lui. Allora, abbiamo qui ospite il Lazio Club Palombara, che tra due anni festeggerà addirittura 30 anni, quindi è uno di quei club che hanno seguito la Lazio praticamente sempre, e quindi a Roberto, se Roberto non è, eccolo qua Roberto, a te l'onore della prima domanda a Giuseppe. Vai Robby. Roberto non c'è, è caduto. Allora vai Max, al tuo amico Massimiliano Vienna, che tu forse conosci un po' meglio di tutti. Ciao Giuseppe. Allora io volevo farti una domanda. Tu sei stato uno dei pochi terzini ad avere due piedi uguali praticamente. Destro e sinistro per te era la stessa cosa. C'è un altro Peppe Pancaro nel campionato italiano o in Europa? Se sì, chi? Ma vabbè, ti ringrazio per gli apprezzamenti, ce ne sono tanti, ce ne sono anche molti molto più forti. Adesso poi trovarne uno, ti dico la verità, in questo momento non mi viene in mente, però insomma ce ne sono tanti bravi. Fabio, fai tu con la domanda. Buonasera Giuseppe, innanzitutto le faccio i complimenti per la carriera e per quello che ha dato la Lazio, un giocatore che mai sopra le righe e soprattutto molto legato ai nostri colori. E tra l'altro ragazzi, io lo dico sempre, noi facciamo gli esempi, Pancaro ha vinto molto di più rispetto a altri giocatori qui a Roma, in questa città, osannati e sempre con umiltà e molto attaccamento alla maglia. Volevo fargli una domanda che tra l'altro arriva direttamente dalla fascia. Se allo stato attuale vede come vede oggi la fascia sinistra della Lazio, con una serie di difficoltà che ci sono state, e se vede magari nel campionato, nei vari campionati europei o nazionale, dei giocatori che potrebbero far comodo la Lazio, soprattutto in quella zona di campo. Allora, innanzitutto grazie per i complimenti, per gli apprezzamenti, insomma mi fa sempre piacere essere ricordato con affetto dai tifosi della Lazio. Io penso che la Lazio sugli esterni
sia ben coperta. Ci sono diversi giocatori che a me piacciono molto, diciamo Marusic, tornando magari anche alla domanda di prima, ultimamente per necessità sta giocando anche a sinistra essendo un destro, e sta facendo secondo me molto bene. Lazzari è molto bravo. Non ho capito. No, vai. C'è stato per tanti anni Luric, che anche lui ha fatto cose straordinarie, adesso è rientrato, e quindi insomma da quel punto di vista penso che la Lazio sia coperta. Non so adesso onestamente poi all'estero, perché poi non è semplice fare il mercato in questo momento per la Lazio, perché bisogna magari andare a prendere dei giocatori che ancora non sono esplosi e che quindi magari sono accessibili anche da un punto di vista economico, e da questo punto di vista insomma bisogna essere molto bravi con lo scouting, cosa che la Lazio con Tare negli ultimi anni ha fatto molto bene, perché sono sempre arrivati giocatori che poi si sono dimostrati giocatori di grande talento, come Milinkovic Savic, come Luis Alberto, eccetera. Roberto, ti stavo dando la parola per fare la prima domanda a Giuseppe Panco nel Caduta Legna, te la ridò adesso, vai Robby. Scusate, ma c'ho un problema con il wifi, non dipende da internet, dipende da wifi. Nulla, io ho visto, sto riguardando proprio ieri i gol fatti all'Inter di Giuseppe e di Pippo, perché sia a Milano che a Roma eravamo presenti, specialmente nell'anno dello scudetto parlo, all'Inter nel 92esimo mi sembra a Milano, e anche a Roma mi sembra che era quasi finita, non mi ricordo. Nulla, se ci voleva far rivivere quei momenti, che cosa ha provato specialmente a Milano, perché era una partita molto difficile, e nulla, se ci ricorda quei momenti che per noi sono stati stupendi. Il gol 92esimo a Milano era una gioia mai vista. Quella zampata sotto porta che andava a finire sotto la gavetta, sì. Sì, anche per me è stato un momento stupendo, ricco di grandi emozioni. Insomma, era una partita importante, un po' complicata. Insomma, siamo riusciti a pareggiarla alla fine. Lo ricordo, la mia corsa verso i nostri tifosi che erano dall'altra parte proprio dell'anello, della porta dove avevo fatto gol, era dall'altra porta, e quindi c'era anche grande feeling insomma con i nostri tifosi, ed è stata una gioia che ho voluto condividere insomma con loro. È stata stupenda. Nulla, dico, noi per fortuna quella sera non eravamo neanche al settore ospiti, ma a fianco alla tribuna Montemario, diciamo, e eravamo in mezzo a tutti interisti, ma parte ancora già c'era gemellaggio, credo, ma abbiamo dovuto esultare tantissimo per forza, perché era il 92esimo inaspettato, quindi una gioia immensa quella sera, guarda, proprio ci ha fatto felici, ma non puoi capire quanto, non puoi capire. Grazie ancora. Grazie a voi, tutto. Ciao Giuseppe, mi senti Giuseppe? Sì, ti sente, vai. Giuseppe? Ti sento. Allora Giuseppe, Carlo, innanzitutto con grande piacere averti qui, è un grande piacere averti qui, perché è un grande rappresentante di quella Lazio scudettata. E del tra l'altro tu hai vinto anche altri si sente male Carlo, ti si sente male? Allora mi sentite adesso sì, vai. No, è caduto Carlo. Allora okay. Vabbè, non è un problema. Fabio, hai un'altra domanda?
Il microfono, Fabio. Eccoci, vai. Intanto Carlo la facciamo fare. Vai, Carlo, allora, vai. Carli, su, forza, veloci. Battaglia scompaia. Allora Giuseppe, mi senti? Sì, senti, volevo dirti sicuramente. Ok, innanzitutto è un grande piacere parlare con te perché sei campione d'Italia, ma hai vinto anche altri trofei con la Lazio e sei nei nostri cuori, su questo non c'è un bel dubbio. Ti ricorderai anche il gol della Curva Nord, caro Giuseppe, perché ti abbiamo dedicato un coro proprio perché tu sei stato un giocatore che ha messo in campo, oltre alla bravura, ma anche un grande attaccamento alla maglia, un grande, grande impegno, e questo noi l'abbiamo sempre apprezzato. Che Lazio potesse ancora rivincere lo scudetto se si fosse risolta la questione Eriksson, cioè il discorso, come tu ricorderai, della nazionale inglese. Ecco, sei d'accordo con quelli che la pensano in questo modo? Carlo, grazie per i complimenti, non ho capito. Allora te la ripeto io, dico, nel secondo anno c'era, si poteva ripetere il discorso dello scudetto se si fosse risolta bene la questione Eriksson, perché molti sostengono che la questione Eriksson, che poi a novembre andò via, scombussolò un po' tutto. No, allora io non penso che ci fu, insomma, la vicenda Eriksson ci condizionò. Io penso che invece purtroppo era un gruppo a stragrande maggioranza, quasi tutti, non eravamo abituati a vincere. E diciamo che quella vittoria abbiamo festeggiato forse troppo, senza a un certo punto, insomma, metterla da parte. E ripartire, siamo, mi ricordo che infatti l'anno dopo siamo ripartiti poi un po' in ritardo, nonostante tutto abbiamo fatto una rincorsa che per poco ci aveva portato a rivincere lo scudetto, ma era stato proprio secondo me una mancanza di abitudine alla vittoria, e quindi abbiamo festeggiato un po' troppo, diciamo. Quindi tutto dovuto, insomma, a un po' di fame, insomma, non avevate abbastanza fame, insomma, sotto quell'aspetto. Vi sentivate pachi, visto che non eravate abituati a vincere, insomma, bene o male c'è stato un po' di appagamento. No, ma non era neanche non avere fame o appagamento, perché eravamo giovani e quindi avevamo tutti una voglia di vincere, però era proprio la mancanza di abitudine a vincere. Che insomma, secondo me ci ha portato a non mettere subito da parte la vittoria dello scudetto, che per me e per noi è stato veramente il coronamento di un sogno, siamo partiti un po' dopo, diciamo, dai. Senti, di quella squadra gran parte dei giocatori sono diventati allenatori, dirigenti, quindi è stata una nidiata di calciatori con grande carriera che si è sviluppata dopo. Tra i giocatori che hanno intrapreso la carriera allenatore, vedi Mancini, vedi Inzaghi, vedi Simeone, vedi anche Almeida da poco tempo, qual è quello che in qualche modo ti entusiasma di più come caratteristica di allenatore, cioè come fa giocare le sue squadre? Ma la ti dico, tutti i miei Mihajlovic, non volevo dimenticare Mihajlovic, però per dare sì, ma a noi la vittoria dello scudetto ci ha veramente legato per tutta la vita, e quindi io sono contento che tutti stiamo facendo, anche da allenatore, una grande carriera, allenatore, chi da dirigente, chi da commentatore, sono veramente contento per loro, e conferma quello che dicevi tu, che insomma in quello spogliatoio c'erano sicuramente persone intelligenti, persone di personalità.
Allora, Roberto, vai, facciamo, Massimiliano viene, dai, vai Max, una domanda per Pippo che poi facciamo l'ultimo giro e lo lasciamo. Giuseppe, a livello di club, se non erro, a te manca solo la Coppa UEFA, poi per il resto hai vinto tutto, è corretto? Non ho sentito, scusami, a livello Di club. A livello club hai vinto tutto, ti manca solo la Coppa UEFA. sì, l'abbiamo persa all'infinale a Sì. Parigi e noi ho perso anche la finale di Champions League con il Milan, quindi la Champions non l'ho vinta. Ah, allora, ho sbagliato, va bene. Quali sono le differenze che hai trovato tra società come la Lazio e il Milan? Non ho capito. La differenza fra i due club, tra Lazio e Milan. Tornando un po' al discorso che facevo prima, il Milan essendo più abituato a vincere ti porta subito a mettere da parte la vittoria e a pensare subito a rivincere un'altra volta. Secondo me la grande differenza era in questo. Adesso vai Roberto, una domanda per Pippo. Nulla, perché non so che dirle se non ringraziarlo, no? Domande no, non mi va di entrare nel tecnico perché siete più esperti, non è quello il nostro campo. Noi lo ringraziamo di nuovo di tutti gli anni che è stato con noi, anche dalla finale di Parigi che diceva prima, che eravamo presenti anche là, da tantissimi tifosi al seguito, che poi io mi ricordo, questa che posso chiedere, che io mi ricordo quell'anno. Ci fu una cosa diversa fra noi e l'Inter, che noi la Lazio prese un hotel al centro, invece l'Inter lo prese fuori, un piccolo aneddoto. E secondo molti è stato un po' un errore quello, perché prendendolo al centro, perché con tutti quei tifosi al seguito, con tutto quell'entusiasmo, si diceva che la Lazio era stata un po' non troppo carica, non Distratto. troppo concentrata. Se era vero, se era successo qualcosa, se potuto dipendere qualcosa quella scelta lì. No, non penso, no, assolutamente, non penso che abbia influito quello, ha influito sicuramente il fatto che l'Inter è arrivata a quella finale in condizioni migliori delle nostre. Noi mi ricordo che avevamo compreso me 6 o 7 giocatori fuori per infortuni, per squalifiche, invece loro erano in formazione tipo, e quindi io penso che più che altro abbia influito quello di non essercela potuta giocare alla pari. Comunque sono passati tanti anni e alla fine sono ricordi bellissimi, perché abbiamo veramente vissuto noi in campo e poi sugli spalti dei momenti. Stata bellissima, la serata è stata bellissima, ci fu il gemellaggio, ci fu tutto lo stadio unito in pratica, sia interisti che laziali, quindi è stata proprio una festa, anche se che perdemmo quella sera, mi ricordo che i tifosi della Lazio cantarono fino a dopo la partita, come se avessimo vinto, è stata la prima finale all'estero, bellissima proprio bella, Ma anche per ricordo noi e per voi. come c'era tantissima gente lì, ricordo la curva piena a Monte Carlo quando vincemmo la Coppa Europea contro il Manchester, ricordo la curva piena di laziali a Maiorca, no, a Maiorca, a Birmingham Birmingham, Maiorca, contro il Maiorca, Maiorca. quindi insomma sono veramente ricordi indelebili di momenti bellissimi, ricchi di gioia, ricchi di felicità. Questo è tanto di anni e vivo come se fosse veramente successo ieri. Carlo, l'ultima domanda, poi la Allora, congelo, vai. Giuseppe, una domanda sul presente. Tu hai giocato anche nel Cagliari. Ti voglio chiedere, è una domanda difficile, me ne rendo conto. Secondo te è più facile che la Lazio arrivi in Champions o che il Cagliari si salvi? Allora,
la verità, non lo so, sicuramente so che la Lazio può giocartela fino alla fine e ha tutte le possibilità di potersi qualificare. E lo stesso discorso vale per il Cagliari, perché secondo me il Cagliari non merita questa classifica. Il potenziale che ha, la qualità che ha, la squadra che ha, i giocatori che ha non sono da questa classifica, e quindi vuol dire che tutti e due hanno la possibilità di centrare il loro obiettivo. Allora, io te ne faccio una breve. Lo chiedo un po' a tutti quelli che mano a mano intervengono alle nostre trasmissioni, soprattutto gli ex giocatori. Nella tua carriera complessiva, quindi ci metto tutte le squadre dove tu hai giocato, nel tuo libro dei ricordi, la tua partita che ritieni la peggiore ad aver giocato e la tua partita che ritieni migliore ad aver giocato? Ma ti dico la verità, io quando chiudo gli occhi e penso a quello, la peggiore non mi viene. Mi viene in mente la felicità, che non è neanche una partita, mi viene in mente la felicità dello scudetto, al triplice fischio dell'arbitro. Se io devo riassumere la mia carriera in un solo momento, chiudendo gli occhi, mi viene in mente veramente la gioia incontenibile della vittoria dello studente. Nel corridoio dello Stadio Olimpico stavate, praticamente. E noi stavamo, eravamo un gruppetto che stavamo guardando la partita Perugia-Juventus, quindi al fischio lì a Perugia della fine della partita ricordo veramente questa esplosione di gioia, di felicità indimenticabile. Giuseppe, mi avete regalato una cassa di champagne a Calori? Ah, sì, davvero. Cosa avete mandato a Calori come ringraziamento? Qualcosa di sicuro? Effettivamente, una sarebbe stata anche poco. Diceva che ci ha regalato, una era poco. Diciamo che tra i compagni dello scudetto avete incluso anche Calori, su. È un extra così da questo punto di vista, ci può stare. Certo. Guarda Giuseppe, ti ringrazio della disponibilità, è veramente stato un piacere parlare con te, spero di poterti disturbare in seguito per qualche altro nostro minuto da passare insieme. Io ti ringrazio. A voi, è sempre un piacere parlare di là. Buon proseguimento di serata, arrivederci, grazie. Ciao Giuseppe, ciao. Ok, eccoci qua. E quindi una prima considerazione su questo intervento la voglio fare a Roberto, intanto che io appronto l'altro collegamento col nostro ospite. Mi sento No, è stato bellissimo ricordare quei periodi che sono stati bellissimi. Quel periodo è stato stupendo, da come dicevo prima, dalla finale persa a Parigi, a Birmingham, a Monte Carlo, allo scudetto del 2000. Pancaro è stato nell'epoca più felice, credo, nell'epoca dello splendore della Lazio, quindi è stato un bellissimo ricordo ricordarlo insieme, bellissima occasione ricordarlo insieme a lui. Allora, visto che tu mi dai un assist e quindi vado a presentare anche un altro nostro, veramente è un grande onore di avere con noi Arcadio Spinozzi. Buonasera Arcadio. Ciao. Buonasera. 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 Di Arcadio la cosa che a noi ci è rimasta veramente cara è il combattere e sudare per la maglia della Lazio, che gli è stato sempre riconosciuto e veramente è stata una delle prerogative per cui sei ancora amato da tutti i tifosi della Lazio da questo punto di vista. Sì, sono anche un po' sorpreso dopo 40 anni, insomma, avere sempre un affetto incredibile per quanto riguarda i tifosi laziali che mi hanno sempre, tra l'altro, sostenuto nei momenti anche un po' difficili. Scusate, bellissimo, il gatto. No, ma ci mancherebbe, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. No, per questo ero un po' in difficoltà perché vedevo che non si fermava. Sì, sono sorpreso, ma in più occasioni mi è capitato di
di rimanere un po' favorevolmente sorpreso da quello, dalle iniziative dei tifosi che hanno fatto. Ricordo anni fa che vennero, organizzarono un pullman per venirmi a trovare al mio paese, a Tortoreto, per passare una giornata con me. Tra l'altro mi regalarono anche un pallone d'oro, una giornata meravigliosa. E io conoscevo 3-4 ragazzi soltanto, e invece ne vennero 65, 64, 65 eravamo. Una giornata meravigliosa, i primi di settembre, fu una sorpresa straordinaria, ma anche l'anno scorso, il 16 di luglio, hanno organizzato dalle parti di Teramo, un paesino vicino Teramo, il Calcio Club, Lazio Club Teramo. Una serata in mio onore, ma sono venuti tanti personaggi da Roma, oltre a quei pochi laziali che siamo qui in zona, insomma. È stata veramente una serata indimenticabile per me, ma penso anche per tanti laziali che stavano lì. Insomma, abbiamo passato una serata insieme. E poi tante altre circostanze, i messaggi che mi arrivano in privato oppure... Ma evidentemente hai fatto qualcosa di buono, no? Altrimenti tutte queste manifestazioni di affetto col tempo sappiamo che, insomma, non hai lasciato il segno nel cuore di tutti i tifosi laziali, insomma, è la dimostrazione tangibile. Ma io, a dire il vero, sono stato sempre una persona molto, come posso dire, riservata. Non mi sono mai esposto a tutti i costi a voler esaltare le gesta dei tifosi. No, sono stato sempre molto, molto riservato sotto questo aspetto. È un motivo in più per mostrarmi sorpreso, insomma. Comunque sì, c'è sempre stata una stima reciproca fin da quei tempi. Insomma, io ho rispettato, anzi ho compromesso anche certe cose per difendere un po' la tifoseria laziale, che era spesso e volentieri veniva usata per altri fini, insomma. Carlo, quindi... tu che hai vissuto insieme a me quella Lazio di Arcadio. È vero, poi no, anche Max dopo. Caro Arcadio, siamo un po' vecchietti, io sono del 63, quindi ho vissuto pienamente quegli anni, Arcadio. E non ti devi sorprendere però, caro Arcadio, perché tu hai rappresentato perfettamente lo spirito del laziale, ecco perché ti vogliamo bene e non ti dimentichiamo. Tu sei stato, diciamo, artefice di un grande messaggio, pur essendo una Lazio, diciamo, non fortissima, però in campo hai dato tutto, tu particolarmente. E questo chiaramente il tifoso laziale non può dimenticarlo. E ricordo, quelli erano anni molto difficili, Arcadio, veramente molto difficili, credo anche a livello societario, tu magari ce ne puoi dare testimonianza. Però ecco, l'impegno, l'attaccamento alla maglia è stato sempre prioritario. Ecco, questo attaccamento che purtroppo qualche volta in seguito, diciamo anche negli anni vicini a noi, un po' è mancato. Ecco, tifoso laziale, quando vede l'attaccamento alla maglia, secondo me è un tifoso unico, perché fa di quel giocatore un proprio familiare. Ecco, tu Arcadio per noi sei come uno della famiglia, e te ne sarai reso conto tu. Ecco, però la domanda che volevo farti è questa: siccome ci stanno ascoltando anche dei giovani, ecco, puoi raccontarci un po' quegli anni, che tipo di calcio era e tu che ruolo svolgevi? Io chiaramente lo so, però lo faccio a beneficio di chi ci sta ascoltando. Beh, sono stato, dunque, iniziamo con il mio ruolo. Io in precedenza ho giocato con squadra, inizialmente con la Samb, poi in Serie A col Verona, in Serie A col Bologna, e avevo un po' ricoperto i ruoli, un po' tutti i ruoli difensivi. In più, il secondo anno a Verona avevo giocato quasi sistematicamente da mediano. Però naturalmente a seconda dell'allenatore, a seconda degli elementi che l'allenatore, per esempio a Bologna,
aveva una squadra abbastanza completa in certi ruoli e aveva bisogno di me come marcatore, infatti marcatore, quindi anche diciamo la Lazio, Castagnier, così mi conosceva in particolare come marcatore sulla punta o anche da mediano, e quindi ero stato richiesto per ricoprire questi ruoli. E, beh, sono stati anni incredibili, incredibili proprio per le circostanze, per le cose che sono successe quasi quotidianamente. Ecco, mi viene in mente soltanto che questo è un rammarico grandissimo, il rammarico pure di non essere tornato in Serie A alla fine del primo anno. Io arrivai alla Lazio e dopo 3 giorni, la Lazio fu tre giorni di preparazione per il campionato, la Lazio fu retrocessa in Serie B per il illecito sportivo. E sembrava che dovesse andare via ogni volta, perché insomma i rapporti tra me e Moggi, anche Castagnier e qualcun altro non erano dei migliori. E c'erano delle motivazioni però che non riguardavano l'aspetto calcistico, tecnico, tattico, era tutto d'altro genere. E sono andato via alla vigilia dei -9, che la Lazio fu penalizzata di 9 punti, ma un attimo prima, se ricordo bene, era stata retrocessa. Poi sul reclamo della società gli furono dati -9. Ecco, quindi sono arrivato 3 giorni prima di che la Lazio andasse a finire in B. Sono andato via, che la situazione è quella, insomma, iniziò con -9. Nel mezzo di questi due eventi catastrofici successe di tutto. La società veramente allo sbando, ma poteva essere anche comprensibile a livello economico, però a livello di comportamentale, di scelta, così, di certi personaggi che aizzavano i tifosi con frasi solite per il bene della Lazio, invece facevano soltanto gli interessi personali. Nel mezzo di queste due vicissitudini incredibili è successo di tutto, quotidianamente di tutto. Quindi voglio dire, non era difficile veramente dare il meglio in una circostanza del genere, perché ogni giorno c'erano dei problemi. E dopo arrivava la domenica e ci si ricordava che c'era la partita di mezzo. E tanti calciatori, tra l'altro, che io conoscevo, molti di questi conoscevo, erano di grande qualità, arrivati alla Lazio, dopo un po' cominciavano a soffrire la situazione, non erano sereni, non erano tranquilli, non riuscivano a esprimere le loro qualità. È stato un periodo, penso che sia stato il più brutto della storia della Lazio, non credo che ce ne siano stati altri così pesanti. E quindi lì bisognava dimostrare di avere grande personalità, grande carattere, perché se no non si poteva restare attaccati a questa società per tanti anni e restare anche nel cuore, nei ricordi di tanti, tanti tifosi. Guarda, ti porto, ecco, personalmente ti porto il saluto per esempio di Miriam Di Giulio, cuore di Lazio, fatemi da portavoce per un saluto affettuoso ad Arcadio, Mirko Monaco, grazie, che abbiamo anche presente, ciao grande Arcadio Spinozzi, cioè qui grazie, ci sono veramente manifestazioni d'affetto proprio perché quello che tu stai dicendo adesso, ciao, la gente, il tifoso lo ha visto nelle partite in campo la domenica, cioè ha visto quello che tu davi, quindi questo è stato importante. Però dai, non ci soffermiamo sul discorso dei ricordi, io invece ti voglio in qualche modo coinvolgere sulla Lazio attuale e farti dire un po' la tua impressione su questa Lazio che sta vivendo adesso l'ultima fase del campionato e che si sta giocando di nuovo un posto in Champions, che sarebbe importantissimo vederlo riconfermato dopo la stagione scorsa. Non sto seguendo molto il calcio, devo dire, soprattutto negli ultimi tempi. Però in linea generale, insomma, ecco, certo. Sì, però mi informo sui risultati della Lazio in questo caso.
era un doppio ex Verona, giocato nel Verona, sì, giocato nella Lazio, quindi quella è stata una partita sono riaffiorati tutti i ricordi e quindi voglio dire è stato veramente qualcosa di commovente, soltanto il pensiero che queste due squadre si sarebbero confrontate al Bentegodi. Però insomma ho visto la sintesi, cerco di essere come ti è sembrata, un po' infermato. Beh, ma è la Lazio in effetti che ho cercato di inquadrare e l'ho fatto in altre volte. Secondo me è una squadra che ha delle potenzialità incredibili. Incredibili. Negli anni passati era molto contestata, devo dire, a parte l'anno scorso, ma gli anni precedenti, invece ho sempre sostenuto che era una squadra di protagonisti veramente straordinari in campo. Cioè, giocatori capaci di imporre un ritmo di gioco elevatissimo. E quindi cioè, magari c'era un... facevano delle prestazioni, 6-7 prestazioni di grandissimo livello che mettevano veramente... C'è ancora il gatto qui. Dai, va bene, non ti preoccupare, Arcadio. Va bene, Sì, sì, mettevo in difficoltà gli avversari sotto il piano tecnico, atletico, tattico, anche psicologico. E vorrei ricordare anche il fatto che questa squadra in tantissime circostanze è riuscita a far risultato a partita praticamente conclusa, nei minuti di recupero, sempre all'ultimo momento. E allora non può essere un caso può essere 4-5 episodi, 2-3 episodi, così, ma farlo in maniera costante significa che sia l'allenatore e sia i ragazzi che vanno in campo hanno, diciamo così, a livello mentale hanno come posso dire, raggiunto un equilibrio al punto di poter comprendere le difficoltà degli avversari in certe fasi della partita, che può essere l'inizio della gara, l'inizio del secondo tempo, può essere, ci possono essere motivi climatici oppure non è che non è il caso di quest'anno con gli spettatori, insomma, vicini alle recinzioni. Potrebbe essere il momento successivo al gol subito, al gol fatto. Ecco, loro sono talmente bravi nel proporsi fino all'ultimo istante e capire che nella fase conclusiva della partita, quando mancano pochi secondi o pochi minuti, dare il massimo, perché sanno che potrebbe essere un vantaggio se sfruttato in una maniera giusta. È incredibile quello che sono riusciti a fare, sempre negli ultimi istanti. Hanno messo gli avversari sotto pressione in maniera incredibile, quindi li hanno costretti a giocare con affanno sono riusciti a ottenere non so quanti punti, però insomma tanti risultati sono arrivati proprio nelle minuti finali, se non negli ultimi secondi della partita. Mirko, hai una domanda per Arcadio? Intanto buonasera a tutta la mia squadra, saluto al grande Roberto, quello sulla, anche il mio padre, il Vichingo, che sono tanto grandi amici. Grazie. E un saluto grande Arcadio. Ciao Arcadio. Ciao. Io i tempi che tu c'eri a Lazio ero piccolissimo, perché io sono l'84, dopo papà mi raccontava, era la grande Lazio che è cresciuta, che ha sofferto alle anni della Serie B. E come vedevo oggi... tuo padre ha sofferto sicuramente. come qualcun altro. Io ho visto Lazio vince, ecco perché 84, poi ho visto Lazio dei Ragnotti, quindi ho visto un'altra Lazio. Però sì, vedendo oggi anche la tua carriera calcistica, ho visto, è stata la tua squadra che gioca più anni in quelle stagioni, sei anni.
che ti ha fatto dopo 6 anni della Lazio e poi chiudendo la carriera con Regina e Anglia? L'effetto qual è stato? Beh, più che altro Regino, all'Aquila sono andato, non lo so, così per un mese, avevano mandato via tutti i calciatori, mi chiesero se potevo dare una mano, 3-4 partite, allora stavo senza fare niente. Però insomma venivo fuori da un'operazione al tendine d'Achille, quindi la Lazio, io ho scritto un libro a quattro mani con Stefano Greco e c'è diciamo così, la parte conclusiva di questo libro che racconto come gli ultimi istanti della mia permanenza a Roma e alla Lazio. Quindi l'ultimo giorno della mia Lazio è stato veramente qualcosa di incredibile. Avevo un peso allo stomaco. All'idea di andare via con la macchina carica e non vedevo nulla sul mio futuro. Sarei rimasto a fare qualsiasi cosa alla Lazio, ormai era parte della mia vita. E invece ero stato costretto Tu mi raccontasti in a salire in privato, macchina. Arcadio, tu mi Sì. raccontasti in privato invece quando sei arrivato alla Lazio, che sei rimasto Ah, sì. totalmente, totalmente praticamente incantato, cioè da una realtà che cioè, ti aspettavi, sì, 4-5 tifosi, e invece sei rimasto incredibilmente. Raccontaci, quello invece è Sì, molto bello. io avevo insomma una discreta esperienza già, tra l'altro giocando con due squadre in Serie A, anche lì avevo fatto c'erano stati dei raduni pre-campionato per partire poi in ritiro. E a questi raduni in sede non c'era mai nessuno, c'era qualche familiare che accompagnava un collega, ma non c'era nessuno, a Verona non c'era nessuno, a Bologna uguale, perché il raduno era lì al centro tecnico di Casaldebole e non c'era Sì. nessuno. E arrivai alla Lazio, io non conoscevo Roma, sì, ero affezionato a Roma, amavo Roma per altri motivi, e fin da bambino ragazzino avevo avuto degli amici che vivevano a Roma, quindi era il mio sogno, però non conoscevo la città, non sapevo nulla o poco. Quindi arrivai in periferia, mi fermai in un'edicola, comprai lo stradario e da lì cominciai ad avvicinarmi verso Via Col di Lana. Via La Col di sedia Lana 8. storica, sì, come no, sede Poi storica, Cortilana 8. a una certa distanza cominciai ad avere problemi con il traffico, non riuscivo a capire. Vedevo tante persone che stavano andando tutte quante verso una certa parte, guardando la cartina, insomma era abbastanza lontano ancora, mi sembrava, da via Col di Lana, non potevo immaginare, non vedevo nulla di straordinario. E allora pensai, ma cavolo, ma proprio oggi, proprio uno sciopero in pieno luglio della categoria dei lavoratori a Roma, sembrava un po' strano. Dopo invece, insomma, parcheggiai la macchina, non potevo più andare avanti, dalle parti del Lungotevere, cominciai con la cartina ad avvicinarmi, e vidi le prime bandiere, le prime maglie. E allora lì cominciava ad arrivare il sospetto, ma mi sembrava strano che tu migliaia di persone per, non so, per accogliere la squadra lì a Col di Lana, mi sembrava impossibile, non l'avevo mai vissuto. Quindi. E invece arrivai da quelle parti, vicino Piazza Mazzini, e per farmi strada, insomma, ci misi un bel po' per entrare lì a via Col di Lana e arrivare al primo piano, che poi, sorpreso da tutto ciò, dal primo piano non conoscevo quasi nessuno, insomma, qualche mio collega e basta. Avevo la voglia di affacciarmi dalle finestre Vedere. per vedere cosa c'era in strada. Era qualcosa di meraviglioso, di straordinario. E invece di andare al mare,
di andare al mare, visto che era luglio, erano venuti. Poi, tra l'altro, insomma, erano stati abbastanza scottati i tifosi della Lazio, perché tra squalifiche e quello che era successo qualche mese prima, insomma, sì, vabbè, meglio lasciar stare quel momento Max terribile della Vienna, vai, una domanda per il nostro Arcadio. Allora, io vorrei solo dire ad Arcadio innanzitutto una cosa, che non si deve meravigliare dell'affetto dei tifosi laziali, perché i tifosi laziali, contrariamente ad altri tifosi, soprattutto quelli della stessa città, si affezionano tantissimo a chi in campo dimostra sacrificio e attaccamento alla maglia. Cioè, gli Spinozzi, gli Enrico Vella, questi rimarranno sempre nel cuore del tifoso della Lazio, perché è una passione proprio, cioè, si vede proprio l'attaccamento e la voglia di dimostrare in campo che anche se non so Maradona, io faccio del mio meglio. E questa è la cosa che i tifosi laziali apprezzano più di qualsiasi altra cosa. Spesso e volentieri sono Grazie. più amati questi calciatori qui di tanti talenti tecnicamente iperdotati, ma che sotto sotto danno pochissimo. Per questo io volevo dire proprio di non meravigliarmi. E l'altra è la mia domanda, questa era una considerazione. La mia domanda invece è con quale dei suoi colleghi della Lazio è rimasto più legato? Sì, ma io non, diciamo che sono legato a tantissimi calciatori, anche se non ci vediamo da tantissimo tempo, comunque il ricordo è sempre vivo, e di ragazzi bravi, corretti, coerenti, ne ho conosciuti tanti, non tutti, però la maggior parte erano così. Sono rimasto legato, diciamo che sento più di altri, Vincenzo D'Amico, che si è trasferito da poco, sappiamo, a Madeira, Portogallo, sì, è stato in nostro Portogallo, ospite qualche settimana sì. fa. Vincenzino, straordinario, un personaggio incredibile, sia a livello calcistico, ma anche fuori dal terreno di gioco, di una simpatia, di una bontà incredibile. Poi sono legato a Renato Miele, ancora. Ci sentiamo spesso. Poi con Garraschelli, anche se quando ci giocavo contro, tra di noi erano scontri pesanti, insomma. Lui fortissimo e grande provocatore, tra l'altro. Poi sono arrivato alla Lazio, invece abbiamo fatto subito amicizia e ricordavamo spesso i duelli in campo, le parole che ci dicevamo. Quindi, era un motivo di divertimento più che altro. Poi non so, mi è capitato di sentire così, per motivi legati al Covid, alcuni ex compagni di squadra, Daniele Filisetti, l'ho sentito, perché mi erano giunte alcune notizie molto preoccupanti, e allora ho voluto chiamarlo, l'ho chiamato per sentire le sue condizioni fisiche. Poi ho sentito Podavini dopo tanto tempo, sì. Gabriele lo Insomma, così. avremo la settimana prossima. Vedi, come Ah, vedi, sì, anche i tuoi caro compagni, saluto. Sì, piano piano ce li abbiamo tutti, perché fanno sì, parte sì. anch'essi tutta. La storia della Lazio è bella anche per questo tipo di personaggi, come te, come Podavini, come diceva appunto Max Vienna, Enrico Vella, che prossimamente sarà il nostro ospite anche lui. Prima abbiamo avuto un altro ex giocatore più recente che tu lo stavi ascoltando nel finale, che era Pippo Pancaro, che era lo scudettato Anche del sì, Torino. sì, sì, sì. Quindi, Sì. che bene o male ricalcava un po' il tuo ruolo sulla destra, insomma, da quel punto di vista, anche se poi lui andava anche a sinistra, quindi era un po' poliedrico sul discorso un po' come te, però lui tendeva più ad essere offensivo, magari al tuo
la tua epoca di gioco questa offensività era meno preponderante, anche se poi Castagnier era uno di quei precursori di questo gioco un po' più globale, cioè tendente all'offensivo e non al difensivo. Castagnier, se aveva un'idea di un calciatore così, da per esempio un marcatore, no, era tradizionale per questa cosa, per quanto riguarda i ruoli. Invece con Valcareggi al Verona lui faceva giocare da fluidificante, oppure Chiappella da mediano. E capitava in questi due ruoli, soprattutto da mediano, capitava spesso di poter arrivare in zona offensiva o di concludere, oppure di cercare un assist, di fare qualcosa. Da marcatore all'epoca era più difficile. Era più difficile perché la marcatura all'uomo, perché lì vigeva la marcatura all'uomo. Sì, oppure quando c'era, per esempio, quando c'erano delle palle inattive, con certi allenatori andavo a saltare di testa, con altri invece preferivano tenermi dietro per evitare eventuali ripartenze degli avversari. Quindi, siccome tatticamente ero molto attento, allora magari preferivano non correre rischi su... All'epoca non si chiamavano ripartenze. Contropiedi. Contropiedi. Si chiamavano contropiedi. Sì. Sotto questo aspetto. Hanno cambiato terminologia non so quante volte. Hanno modernizzato comunque una cosa che c'è. E basta, hanno modernizzato il nome. Non ne hanno fatto nient'altro sotto questo aspetto. Una volta erano le ali, adesso si chiamano i quinti, i quarti e i quinti, sta cosa. Sembrano buoi. Adesso per definire un trequartista lo fanno il falso nuovo, il falso nove, cioè perché si inventano delle terminologie che insomma sono un po' più... No, che fino a qualche anno fa, insomma, io ho fatto tutte le varie fasi per arrivare al massimo livello da allenatore, quindi sono arrivato alla fine a preparare anche le tesi per i master a Coverciano, per il supercorso di Coverciano, quindi le terminologie ormai erano un po' cambiate, però mi soffermavo un attimo, certe volte mi veniva da ridere perché fino a 2 anni prima si chiamava in un modo, dopodiché insomma ci ridevo un po' su queste cose in maniera, ma senza polemiche, così. Scusa Arcadio, che ruolo giochi da allenatore? Che ruolo? Cioè, come ti piace giocare da allenatore? Cioè che modulo ti piace usare? Ma naturalmente io avevo previsto molto prima che tutte le squadre nel giro di qualche anno tutti gli allenatori avrebbero preso la strada del gioco a zona. Mi ricordo quando allenai la primavera dell'Udinese, c'era la prima squadra che giocava uomo e io cercavo di dare una minima impostazione ai ragazzi della primavera, quando durante la preparazione diciamo estiva, così per dare le basi minime a questi ragazzi, perché vedevo che avrebbero avuto difficoltà la maggior parte ad arrivare ad altissimi livelli, e quindi l'anno dopo magari erano costretti ad andare a giocare a livello di C2 o 2 anni dopo, e ormai le squadre stavano giocando tutte a zona. Se non avevano un minimo di consapevolezza di cosa fare in campo, perché visto che sono tutti movimenti sincronizzati con i compagni di reparto e tra i reparti, cercavo di dare, però fu un motivo di discussione tra me e il direttore sportivo, tant'è che dissi: guardate, io non è che sto stravolgendo le cose della prima squadra, io sto cercando di dare alcuni elementi a dei ragazzi che si troveranno altrimenti in gravissima difficoltà, non verranno neanche considerati dall'allenatore. Perché? Perché insomma l'allenatore vuole dei calciatori che almeno sappiano come agire, come muoversi a livello di marcatura a zona o a uomo. Questo per dire che
insomma, le cose erano cambiate, ma andò benissimo, insomma, lì al suo percorso di Coverciano. Mi diplomai, diplomare, forse non so se è corretto, comunque così. C'è il gatto ancora, scusate, ecco No, qui, ciao, bellissimo, salve. bellissimo. Io ne ho due. Ah sì, no, ma io tra l'altro, visto che non, col calcio ho chiuso definitivamente tanti anni fa, sì, in campagna, che la campagna non era mia, neanche i gatti erano miei, erano dei randagi, ma andavo e tuttora vado a portargli da mangiare da tanti anni. E tornando, insomma, la tesi andò benissimo, insomma, ho preso il massimo dei voti. Quindi fu un grande successo. Fui ripagato dall'impegno che per un anno ci misi costantemente. Però tra tutti i corsisti, l'unico che non ha mai lavorato, se non 5 mesi soltanto, a Perugia con Bosco, sono stato io. Tutti gli altri hanno sempre lavorato. E la cosa cioè, era chiaro che fare il corso di Coverciano, esprimersi al meglio, dare il massimo, raggiungere un certo livello che non aveva niente a che vedere dopo col trovare un lavoro, perché c'erano dei personaggi e c'erano delle agenzie che si occupavano dei lavori, quindi dovevi fare un contratto con loro se volevi allenare, fare parte di quella Beh, come scuderia se purtroppo avviene. volevi giocare a certi livelli. Sappiamo, no, c'era già la GEA, dove vogliamo andare, insomma. Ecco, quindi per parlare, no, perché sennò Carletto, la GEA, la sì. famosa GEA, no Carlo? Ce la ricordiamo bene. No, ma questo discorso che sta facendo Arcadio è molto interessante perché andiamo quasi su un discorso filosofico. Infatti, volevo fare la domanda a Arcadio. Ma l'hai detto quasi Filosofica, con. una domanda filosofica, no, ti prego. No, però l'hai detto quasi con, diciamo, con rammarico che ti sei lasciato dal calcio, no? Che non segui più tanto il calcio. Ecco, che cosa che non ti piace più del calcio? Ecco. Beh, posso rispondere dunque. Io l'avevo denunciato pubblicamente molti anni prima di Calciopoli quello che succedeva nel calcio, ma dopo anche con l'avvento del processo GEA, il processo Calciopoli, GEA a Roma e Calciopoli a Napoli, io feci tante denunce, quindi mi sono anche, cioè voglio Esposto. dire, sì, sono andato in tantissime udienze sia a Roma che a Napoli, mi sono costituito parte civile. E non sto a raccontare quello che hanno combinato a livello di procure, a livello di tribunali soprattutto, e a livello mediatico, tra l'altro. Quindi ho portato avanti delle battaglie con delle denunce, ma a livello non solo nazionale. Ho denunciato la UEFA, la FIFA, ho denunciato la FIGC, il CONI, il ministro dello sport, all'epoca si chiamava, non era proprio la terminologia giusta dello sport, però vabbè, insomma, anni di lotte, di sperpero di tempo, di denaro, per non arrivare a nulla. Non è emerso Quindi nulla di quello che è accaduto veramente. E io, tra l'altro, con grandissima difficoltà sono riuscito ad avere tutti gli atti a livello dei due procedimenti. Quindi ho tutte le documentazioni legate a questi due processi. E quindi ho tutte le intercettazioni perché arrivarono, se ricordo bene, i magistrati di Napoli arrivarono addirittura a fare 30.000 intercettazioni, 30.000 intercettazioni che poi tra l'altro alcune clamorose, ma di mezzo ci stavano, a parte vabbè, i personaggi che manovravano il calcio,
stavano in mezzo gli arbitri, stavano di mezzo stavano in mezzo i tribunali, stavano di mezzo i magistrati, stavano di mezzo i vertici della Guardia di Finanza, c'è alcuni membri della Guardia di Finanza, decine e decine di giornalisti, editori, banchieri, c'erano tutti, c'era un sistema, il sistema Italia in mezzo a questa vicenda del calcio. E la cosa incredibile è che non è emerso nulla, nulla di tutto ciò. Io avevo in mente di fare, di riportare a livello mediatico tutte le documentazioni che ho in mano e far comprendere certe cose. Dopo sono sopraggiunte altre problematiche personali molto pesanti e ho dovuto abbandonarlo un po'. Adesso parlo delle problematiche fisiche, quindi per questo l'ho messo un po' da parte. Adesso sono passati un po' di anni, non so se ho la forza a livello psicologico per portarla avanti. Vedremo, vedremo. Comunque questa è una cosa molto interessante, Carlo, Max. Vi dico soltanto questo, truccavano pure la moviola. Truccavano la moviola, telefonavano alla trasmissione, al conduttore televisivo, sappiamo chi. E noi diceva, guarda, devi spostarlo 80 centimetri indietro, devi portare in linea l'uomo. 80 centimetri sono tanti, così si mettevano d'accordo così. Oppure quando c'erano le designazioni arbitrali, non so se vi ricordate che anni fa ci facevano vedere il bambino, il ragazzino che stavano lì, era già tutto stabilito con le telefonate, ci sono le intercettazioni, incredibile, non è emerso nulla. Arcadio telefonava, dicevo, guarda, allora a tale partita, faccio per dire, a Reggio ci mandi questo, a Siena ci mandi quest'altro, a Messina questo, all'Inter mandi questo qui, al Milan, queste cose qua, insomma, era già tutto fatto. E poi, Arcadio, insomma, sai qual è il mio sospetto? Ci sono anche dei riscontri, perché poi i magistrati di Napoli, gli unici che sono stati massacrati, invece sono stati gli unici incorruttibili, i PM di Napoli, incorruttibili, hanno fatto gli unici che sono stati dipinti come i delinquenti più, invece erano stati, hanno fatto delle verifiche, perché questo erano intercettazioni, le intercettazioni dicevano questo. Poi sono andato a verificare se effettivamente a Reggio o a Messina c'andava questo, quell'altro con i guardalini, eccetera. Era tutto perfetto, risultava tutto corretto, e non solo, ma avevano le schede slovene e svizzere. Queste signore avevano, ma erano talmente sicuri anche di avere in mano tutto, perché non poteva sfuggire niente a tutto questo sistema, ai personaggi che facevano, che conducevano questo sistema, che in certi momenti con leggerezza telefonavano e dice un telefono normale, diceva, allora mandi questo, quest'altro, mi raccomando, lo guardaline questo o l'altro, insomma. Vabbè, scusate, mi sono dilungato su cose stai dicendo delle cose che sono di un interesse pazzesco e che devono avvenire alla luce anche se dopo tanti anni. Oddio, ma cos'è successo? No? No, c'è un ritorno. Sì, ma sembra che non abbia interessato nessuno, o pochi, insomma. Anche perché poi chi sono gli arbitri della vita? Nella politica, nello sport, chi devono dare le notizie? La comunicazione. E chi sa quello che accade e non lo dice, e allora è un arbitro corrotto, insomma. Però anche se a distanza di tanti anni c'è comunque una testimonianza e ci sono comunque dei riscontri attraverso, come dici te, intercettazioni,
è estremamente interessante portarlo alla luce, perché è uno specchio di una realtà che si è vissuta, ma che si è vista solamente per la punta di un iceberg. Sì, ma ci sono stati due episodi importanti, dove eravamo arrivati io e giornalisti di due giornali in tempi diversi, di programmare il tutto, e adesso insomma è venuto in mente un giornale molto importante a livello nazionale che avevano deciso la redazione, tutti quanti i giornalisti, di farlo a puntate queste denunce, di pubblicare a distanza giorno dopo giorno come delle puntate, insomma, così. Era tutto fatto, ci siamo incontrati più volte, era tutto scritto, tutto programmato fino alla sera prima, il giorno dopo basta, no, non si fa più niente. Sono intervenuti personaggi che hanno bloccato tutto. Vabbè, insomma, niente di niente. La tua, di... Arcadio, la tua esperienza però credo che sia istruttiva, perché sei stato un combattente in campo, un combattente anche nella vita, nelle ultime parole che ci hai detto. Però ecco, poi la morale qual è? Combattere contro un sistema, e non entriamo oltre poi nella definizione che cos'è il sistema, poi alla fine non si risolve nulla. È questa la morale? O conviene combattere un sistema? Ma io per motivi caratteriali sono andato avanti. Certo, sapevo che avrei avuto difficoltà di ogni genere e che alla fine, però insomma, andava fatto e basta. Io non penso mai se posso usufruire di certi vantaggi facendo una cosa là. No, non mi interessa niente, non ho mai pensato a queste cose. Sarà il fatto della mia crescita in un villaggio di marinai e pescatori, non lo so, insomma, dove la lealtà all'epoca è cambiato, sono cambiate anche le cose per queste categorie di lavoratori adesso. All'epoca la parola era quella che era, insomma. Se qualcuno diceva una menzogna o si comportava come non il villaggio, i capi villaggio non accettavano, veniva allontanato a malo modo, non a parole, a malo modo. Saranno retaggi dalla mia infanzia? Non lo so. Però, insomma, tanti ragazzi che sono cresciuti come me alla fine hanno cambiato anche pensiero. A me è rimasto quello del tempo. Ti riporto alla nostra realtà, Arcadio. Allora, senti. Sì. Sono finite le partite del martedì della Champions. Il Porto ha vinto contro il Chelsea fuori casa 1-0 e si è qualificato per la semifinale. Il Bayern ha vinto 1-0, ma ha perso, se non vado errato, 3-2 all'andata e quindi è fuori. Alla luce di questi risultati, PSG e Porto in semifinale, come li vedi? Non so, ma... Anche perché Bayer che ha eliminato la Lazio, diciamo. Sì, lo so. Non sarebbe stato un percorso facile, Carlo, dal Bayer al PSG sarebbe stato un... Però io, anche la partita dell'andata, è vero che adesso le partite sono tutte un po' condizionate, sembrano irreali, senza spalti, senza persone, senza tifosi, senza niente. E devo dire che sono veramente bravi a reggere psicologicamente, tra l'altro impegni ravvicinatissimi, sono bravi e non possono diciamo così ottenere, o comunque il loro rendimento non può essere sempre omogeneo, ci sono dei cali
E quella partita ci furono della Lazio contro il Bayern, cioè, ci furono alcuni episodi veramente negativi contro di noi, perché ero certo che la nostra squadra poteva competere con qualsiasi altra compagine, come anche qui il campionato nostro. Può competere benissimo con la Juventus, con l'Inter. E poi ci sono delle gare che purtroppo, condizionate da episodi, anche perché poi, insomma, andava a finire in brevissimo tempo, andammo, subimmo 2 o 3 gol, tra l'altro ricordo il primo e il terzo, il primo incredibile, la palla che rallentò in mezzo all'acqua, anche quella di annaffiare, anzi di allagare il campo del coso, io, per me fu, non fu un, Una buona idea. un'idea molto... Molto geniale, devo dire. L'abbiamo vista tutti E sul campo. potevamo dire la nostra, potevamo veramente dire la nostra. Roberto, ti ho visto così in silenzio ascoltare. Vai, No, adesso ascoltavo. qualche minuto lo concediamo ad Arcadio, vai. Prego. Ascoltavo perché la storia di Calciopoli mi è venuta a mente tutta la storia, quindi stavo pensando a tutto quello che era successo, anche altre squadre che non sono state penalizzate, altre sì. La storia dell'altra parte la sappiamo, di Pratè, la telefonata, quindi vabbè. Però io volevo riportare un pochetto dietro, perché io quando c'era lui ero piccolo, avevo 11-12 anni, però quegli anni coincisero con la mia prima partita all'Olimpico, la mia prima partita all'Olimpico a vedere la Lazio, che fu quel famoso Lazio-Catania a giugno con 40 gradi, con 40 15.000 tifosi del Catania, una cosa. Io prima volta che vado allo stadio e arrivati allo stadio. io mai vista una cosa simile, in più trovai tutti quei tifosi ospiti che da Catania, io credo quelli non l'hanno più rifatta, una cosa simile. Se ci voleva ricordare quella giornata lì, che era per la promozione, mi sembra, mi ricordo, quindi se ce la ricordava un attimino, visto il caldo, E visto lo stadio ti pieno, ringrazio. tutto. Ti ringrazio di avermi ricordato quella giornata. Insomma, furono la vigilia, i giorni precedenti furono abbastanza pesanti, eravamo tutti molto, molto tesi, preoccupati, stanchi, tra l'altro. Quindi ci aspettavamo, speravamo in una giornata non troppo calda, tra l'altro. Invece fu una giornata devastante, rovente. Però arrivavamo allo stadio 2 ore e 2 ore e mezzo prima della partita e lo stadio era già pieno e fuori era pieno di tifosi. E, insomma, l'ansia, io ero tra i più esperti, quindi voglio dire, dimostravo di essere il meno preoccupato, dovevo fingere di essere il meno preoccupato, però dentro di me sentivo tutta l'ansia dell'importanza di quella partita. E ricordo che quando entrammo in campo, così c'è, insomma, era molto pesante la situazione. Mi ricordo pure, tra l'altro, quando entri in campo in una situazione così delicata, la mente fa dei giri incredibili, però riuscii a vedere anche mentre andavamo al centro del campo dei vigili del fuoco che buttavano dell'acqua con gli idranti, così, acqua polverizzata quasi, perché c'erano persone che dalla mattina alle 10:30, alle 11 che stavano lì. Beh, insomma, quella fu una dimostrazione di amore talmente grande nei confronti della squadra che per me quello è un riferimento per quello che hanno potuto dare i tifosi laziali a tutti noi nelle varie epoche. Tra l'altro senza chiedere niente, soltanto per la, per
pura passione per l'amore nei confronti di questa società, di questi colori. E quindi personalmente, ma credo tutti quanti, siamo riconoscenti per quello che hanno fatto. Fu una giornata pesante anche all'andamento della partita, insomma, che era in bilico il risultato. Alla fine riuscimmo a spuntarla e fu veramente una liberazione. Una liberazione grossa, anche perché stavamo in ritiro da diverso tempo. Ma non era un ritiro come un altro, era un ritiro con un'ansia continua, insomma, perché la squadra era partita bene, molto bene, e dopo col tempo iniziò a soffrire le difficoltà, le polemiche, ecco. Insomma, mi sembrava di rivivere la stessa situazione del primo anno, mio primo anno alla Lazio, quando non riuscimmo a tornare in Serie A. Però, insomma, fino a dicembre la squadra non aveva mai perso, non aveva tra amichevole, campionato, Coppa Italia, insomma, aveva sempre fatto risultato. Quindi. E stavo rivivendo la stessa situazione, sarebbe stato drammatico a livello psicologico per molti, molti di noi. Grazie per avermi ricordato questa giornata meravigliosa, era particolare, ma perché in Serie B in uno stadio pieno 65.000, 70.000, non so quanti erano, è sempre particolare. Ma non so quante persone c'erano, perché tra l'altro secondo me tante erano entrate. Sì, tanti no. Erano entrate, quindi oltre alla capienza chissà quante migliaia di persone in più c'erano. Ricordo guarda Carlo che ha ritrovato, guarda mettilo meglio. Carlo gira meglio un po', ecco così, eccolo qua, sì, Pinocchi l'antidivo, guarda scritto all'epoca da Andrea Boti, che adesso è presidente della Lega di Serie B, no? Sì, Andrea, sì, era allora, quell'epoca era giovane. Questa è la foto di un derby. Spinozzi stava marcando la punta della Roma. Sì, sì. quel derby purtroppo, questo è un derby. Esatto. Che tra l'altro un derby perso, il primo derby dopo 3 anni. 0-2. Perdemmo 2-0, ma esatto. Giordano si mangiò il rigore, Sì, purtroppo sbagliamo anche il rigore. La rivista che era, i Goal Supporters, la rivista che c'era. Bravo Rudolfo, ragazzi. Sì. Hai una memoria storica. Ecco, questa non è soltanto la storia di un derby. C'è molto di più dietro quella partita. Anzitutto scesi in campo con una contrattura, quindi non potevo neanche muovermi e correre come dovevo, perché altrimenti mi sarei strappato. Ma perché questo? Perché il martedì precedente arrivò una notizia incredibile, e noi c'eravamo appena, io ero andato appena a riposare, perché la seduta di allenamento l'avevamo fatta al mattino, e verso le 2:30 di pomeriggio mi arriva la telefonata, era Felice Pulic, che era direttore sportivo con Giorgio presidente, e allora mi dice: Spina, vieni subito in sede, per favore, vieni il prima possibile. Io mezzo addormentato ero preoccupatissimo, al che dissi: Felice, dimmi che è successo. Io pensai a qualcosa, ai miei genitori, alla mia famiglia, non ero sposato, ma io avevo i genitori, mia sorella, la famiglia di mia sorella. Ha detto: no, l'ANSA ha telefonato il direttore dell'ANSA, che è arrivata una lettera spedita da Bari all'ANSA di Milano, dove fanno il tuo nome nella vicenda del rapimento di Emanuele Orlandi. Addirittura. Si parlava esclusivamente in quei mesi, quell'anno, dell'attentato al Papa,
dei lupi grigi svizzeri, dei servizi segreti del KGB, di quelli bulgari, quelli occidentali, era un disastro, insomma, sotto non si capiva niente, però eravamo tutta Italia era in apprensione. Il Papa riuscì a salvarsi, sembrava che non ce la facesse, invece alla fine riuscì a salvarsi, però fu rapita questa ragazza e mi ricordo che tutta la nazione era ogni giorno era davanti ai televisori o alla radio a sentire notizie e quindi sapere questa cosa qua, passammo tutto il pomeriggio e tutta la sera e la notte. Tutto il pomeriggio gli avvocati avevano già capito che il direttore dell'ANSA di Milano sarebbe fatto vivo e non avrebbe risposto alle telefonate continue fatte. E io al che chiesi, ma perché non dovrebbe rispondere? Disse, perché se risponde adesso, hanno dato notizia, hanno mandato notizia a tutti i giornali d'Italia. E quindi se risponde adesso e gli diciamo che non è vero, dovrà mandare, non so tecnicamente come si dice, insomma, avvisare le testate giornalistiche e dire no, invece non si farà trovare se non dopo le 8. In effetti andò così. E allora già avevano iniziato i due avvocati, Revel e Canovi, avevano iniziato a contattare la segreteria di Pertini, Pertini era il Presidente della Repubblica, per cercare di fare un po' pressione su giornali a loro vicini, insomma, per dire di non pubblicare una notizia che era palesemente falsa, assurda, inutile mettere... E poi telefonarono tutta la notte ai giornali dalla sera alla notte, i giornali di tutta Italia. Allora qualcuno stava mandando in stampa la notizia, altri la dovevano ancora dare e dopo invece la notte ce l'avevano data. Quindi al mattino alcuni chi doveva darla furono di parola e quindi non misero questa cosa qui. Altri invece in prima pagina stava la foto di Emanuele Orlandi. Poi c'è fu una conferenza stampa il giorno dopo a Tor di Quinto con decine e decine di giornalisti, non solo italiani, anche stranieri, perché molti giornalisti stranieri e TV straniere stavano in Italia in quel periodo, per la vicenda del Papa, per la vicenda, tutte quelle vicende che c'erano. Insomma, io non dormii per tutta la settimana, fu pesantissima la cosa, anche perché poi insomma, anche la reazione dei miei genitori. E faglielo spiegare ai miei genitori, guardate che a televisione o i giornali delle volte raccontano menzogne. E per loro non era possibile. La notizia data dalla TV o dai giornali non poteva essere un falso. Quindi ebbero anche dei grossi dubbi su quello che gli dissi io. Gli dissi che non era vero niente, di star tranquilli. E invece non fu così. Fu pesante, fu molto pesante la settimana. Tant'è che il giorno della conferenza stampa uscì con Giorgio, in campo Giorgio Chinaglia, la squadra stava per finire l'allenamento, e ricordo che a Tor di Quinto c'erano, non so, 10.000 persone, forse più, a vedere... In un silenzio, un rispettoso silenzio, perché insomma i nostri tifosi sappiamo che sono molto, molto loquaci, simpatici, comunque amano parlare, dire battute, tutte queste cose qua. Quel giorno invece stavano 10.000 persone in silenzio assoluto. E io e Giorgio che giravamo attorno al campo. Poi quando fu il giovedì feci il primo allenamento con la squadra e lì sentii tirare dietro la coscia e pensavo fosse uno strappo, insomma non mi allenai, poi la domenica non stavo bene, però c'era bisogno di me e andai in campo lo stesso.
e avrei preferito, anzi, era tanto tempo che sognavo di giocare un derby, ma non certo in quelle condizioni e con quell'atmosfera, perché non fui coinvolto soltanto io, fu coinvolta tutta la società, la squadra, e quindi fu una cosa pesante. Quella foto lì mi ricorda quella settimana terribile. Guarda Arcadio, noi staremmo veramente delle ore intere ad ascoltarti, perché affascinano veramente i tuoi racconti e sono interessantissimi. Purtroppo stiamo vicini alla chiusura e quindi, ahimè, ci dobbiamo congedare a vicenda da questo punto di vista, però mi devi promettere che un'altra sera ritorni a trovarci, perché hai anche molti altri aneddoti, soprattutto quelli storici, paradossali, incredibili, di Juan Carlos Lorenzo, sì, e lì non sì, ti sì, potrai sì. sottrarre, perché lì veramente stiamo al limite della fantascienza, insomma, sotto quegli aspetti. Ti dico soltanto una cosa, che con questo Covid, quindi ho avuto modo di risentire alcuni ex colleghi, io avevo l'abitudine di prendere degli appunti la sera su quello che accadeva durante la giornata, però ne accadevano talmente tanti in alcune giornate che certe non le avevo dimenticate, invece me l'hanno fatte ricordare alcuni ex colleghi, ma che hanno letto il libro, ma non hai raccontato questo, non devi fare un altro libro, devi fare un altro libro. Un altro libro con l'inchiesta e con gli altri aneddoti. Guarda Arcadio, guarda, ti salutiamo, sei stato veramente... Io vi ringrazio, grazie. È stato piacevolissimo. Grazie a voi. Come ti avevo detto, grazie cuore per tutto grazie. Quello che hai fatto e per quello che ci stai raccontando, perché questo veramente sembra una stupidaggine, ma è di un'importanza proprio profonda nei confronti di chi è più giovane, che comprende la lazialità, la Lazio, i tifosi e i giocatori, perché tu non sei il primo che rimane in qualche modo inebriato, incantato dalla Lazio, dall'ambiente, dai tifosi, dal mondo Lazio, sei uno dei tanti, e quindi ognuno certo. di voi porta la testimonianza del perché la Lazio crea in voi giocatori questo tipo di amore nel tempo. Arcadio, vai sì. veloce. Aspetta che cos'è? Ti ingrandisco. Eccolo. Guarda questa. Oddio, stai con cacciatori qua, guarda. Ma non l'ho mai vista però. Eccola. Questa stai con cacciatori. Riesco a vederla adesso. Sì, così. Riuscite a mandarmela, non a livello di cartaceo, tramite Facebook. Ti fa la foto, Carlo, la manda a me. Questa è cacciatori Arcadio Spinazzi mentre escono dal sottopassaggio della curva sud. È una foto bellissima. Arcadio sempre con la barba, sei stato qualche volta te la tagliavi, però sei stato un precursore del look dei giocatori con la barba, perché adesso i giocatori sono tutti con la barba. E quindi tu sei stato un precursore da questo punto di vista. Comunque la foto è bellissima. Il difensore del Milan, Gerets, come si chiamava, il belga? Gerets. Prima della partita, lui aveva la barba anche. Vide me e mi si avvicinò e disse: finalmente un giocatore italiano con la barba. Bravo. No, finalmente io ho visto un calciatore. Adesso tutti con la barba. Grazie. Ok, Arcadio, alla prossima. Ciao. Mi raccomando. Grazie. Un saluto. Ciao, grazie a voi. Ciao. Allora, ragazzi, secondo me può sembrare, forse ai più giovani sarà stato un po', non lo so, per noi è stato veramente un qualcosa di eccezionale. Un tuffo nel passato. Perché questi personaggi raccontano la Lazio, perché ci sono magari dei calciatori che non la raccontano, lui racconta la Lazio, racconta quei momenti, racconta
le sue sensazioni, ed è veramente speciale sentire questo sotto questo aspetto. Allora, prima di chiudere, noi ci eravamo ripromessi di parlare un attimo di calciomercato, ci siamo dilungati sia con Panco che con Spinozzi, piacevolmente dilungati, però una notizia la dobbiamo ai nostri ascoltatori che ci hanno aspettato. Quindi io adesso dico la notizia, un piccolissimo, breve, sintetico giro d'opinione vostra e poi andiamo a chiudere perché stanno le 11:30. Allora, la notizia è questa. Romagnoli ha suscitato un grande interesse per la Lazio, nel senso che la Lazio ovviamente guarda Romagnoli in maniera molto, molto, molto attenzionata sotto quell'aspetto. Quindi il problema che ci ponevamo prima qual era? Era che se Romagnoli, come sembra, abbia difficoltà nel rinnovare, è chiaro che la Lazio vuole in qualche modo inserirsi per cercare di capire se ci sono le possibilità di andare a prendersi questo difensore. Ricordiamo che il contratto scade nel 2022, quindi se Romagnoli decidesse di tergiversare con il rinnovo, il Milan, gioco forza, dovrebbe entrare nell'ordine di idee di andare a cedere Romagnoli quest'estate, altrimenti non prenderebbe nulla, quindi non monetizzerebbe comunque una cessione che, se per quanto in chiave inferiore a livello di valorizzazione, porterebbe comunque delle casse del Milan dai 20 ai 30 milioni come minimo. Max Vienna, parto da te. L'operazione Romagnoli la reputi oggettivamente fattibile? Ma il calciatore è laziale, i tifosi lo vorrebbero. Bisogna vedere se l'Udito è disposto a spendere soldi adesso, uno, anche perché quest'anno le casse sono abbastanza vuote, non è che ci pensiamo di avere grandi casse. O cedi, grandi acquisti non ne farai a livello monetario. Quindi io me lo aspetto un Romagnoli alla Lazio, lo vorrei, conosce il calcio italiano, si ambienterebbe molto bene anche con Acerbi, per cui col Paolo Romagnoli magari venisse, anzi, detta la romana, magari ci casca. Roberto, come dicevamo prima, magari, come diceva Max Vienna adesso, magari. Sono un po', conoscendo come si muove la Lazio da anni, mi sembra un po' strano, perché per noi va benissimo, perché è romano, perché è tifoso, quando è così la Lazio credo che vada un po' in difficoltà la società, non gli interessa più di tanto, non so per quale motivo, oppure per il discorso economico, non credo che sia leggera la spesa, un acquisto molto pesante credo che sia, quindi ho i miei dubbi, magari fosse. Ma però diciamo che la Lazio quest'anno è entrata nell'ordine di idee di dover fare spesa nel reparto difensivo, così come l'ha fatta l'anno scorso nel reparto avanzato, cioè i 20 milioni che sono stati spesi l'anno scorso in attacco per Morici quest'anno ovviamente non verranno stanziati per l'attacco, ma verranno in qualche modo stanziati per completare e rinforzare il reparto difensivo, che è quello che richiede più interventi, perché a centrocampo c'è l'alternativa a Leiva e la fascia sinistra, ma comunque è un centrocampo strutturato. Lì in difesa invece abbiamo bisogno perlomeno di un elemento sicuro di qualità e di un altro che in qualche modo sia comunque una valida alternativa, per cui la Lazio sembra orientata verso la priorità difensiva, quindi ad investire maggiormente su questo reparto. Mirko, tu che ne pensi? Secondo me, ragazzi, se verrebbe Romagnoli porterebbe ancora la serietà che in questi anni si sta creando, cominciando da Simone Inzaghi, che l'ha serissimo da anni, come lo stesso Gadardi, ma poi gli stessi Radu, Lulic e tutto il complesso. Però secondo me se verrebbe anche Romagnoli, ragazzi miei, vuol dire che porterebbe l'attività.
Chiavosa, un grande professionista, un grande giocatore, è uno che è molto attaccato alla maglia. E secondo me farebbe anche una coppia di entrare insieme a Cervi. Sono due mancini, sono due mancini, Sì, però io penso che Rodolfo vorrebbe giocare anche insieme a fianco. Sì, penso. Però ragazzi, mi auguro che questa azione si porterebbe alle casse, perché anche il titolo laziale vorrebbe un benigno come Romagnoli, che ha sempre detto di essere laziale, anche quando tutto stava quella maglia della sponda giallorossa. Però io mi auguro che si faccia questa operazione. Guarda Mirko, ti faccio salutare subito perché so che tu ti devi alzare presto la mattina e quindi ti lascio al tuo lavoro che ci avrai tra qualche ora, quindi non ti voglio rubare altro tempo. Fai un saluto. No, ci mancherebbe. Intanto do l'appuntamento ai ragazzi a domani sera, poi anche la chat, ci abbiamo la trasmissione. Se posso permettere, Rodolfo, posso permettere? Vai. Abbiamo la trasmissione, la prima trasmissione domani mercoledì, proprio per voi tifosi della chat che interagirete con noi nel video, e andare in onda alle 21, noi con voi, e trasmessa da me stesso, Mirko Mollo e Fabio Reville. Ok, appuntamento domani alle 21. Buonanotte a tutti ragazzi, un bacio allo staff e alla chat. Ciao ragazzi, grande Mirko, ciao Mirko, a domani. A domani. Grazie. Carlo, la reputi? Sì, no, su Romagnoli secondo me è molto semplice il discorso. Dipende dalla Lazio, cioè, e dal Milan. Cioè, ragazzi, io faccio un quadro, se la Lazio arriva in Champions e il Milan arriva in Europa League, secondo voi Romagnoli resta al Milan? No. Perfetto. Per me no. Manco per me, quindi dipende tutto da come va il campionato, perché l'andare, il qualificarsi o il non qualificarsi in Champions League cambia, secondo me cambierà le strategie di mercato della Lazio e anche di quella delle altre squadre. Quindi è evidente che se la Lazio va in Champions e il Milan no, è logico che Romagnoli, tra l'altro, di fatto faccio io una domanda, però a parità di Champions Milan e Lazio rimane al Milan, secondo te? Lui dipende molto dalla volontà del giocatore, Rudolf. Lo sai bene come funziona il mercato. Dipende anche da che tipo di ingaggio il Milan vuole proporre a Romagnoli. Ecco, ci sono stati degli abboccamenti tra il Milan e Romagnoli, però a quanto pare Romagnoli non è affatto contento della proposta del Milan, quindi faccio un'altra domanda. Allora vai. Romagnoli riceve una telefonata da Tare che gli dice: Romagnò, a noi ci piaci, vorremmo provare a prenderti, però tu sai che ti scade il contratto start'anno, quindi sono due le strategie: se rinnovi per noi diventa impossibile, se non rinnovi per noi può diventare possibile. Secondo te Romagnoli che fa? Romagnoli viene, magari l'ingaggio è chiaro che la Lazio certo. minimo 3 milioni glieli deve, minimo. Però ripeto, è fondamentale che la Lazio vada in Champions, perché una Lazio in Europa League credo che non sia appetibile assolutamente, soprattutto se il Milan va in Champions. Quindi pensate quanto è importante questo finale di campionato, ragazzi, cioè ci stiamo giocando veramente tutto, ci giochiamo anche le aspettative e le prospettive per la prossima stagione. Quindi ecco, secondo me se la Lazio va in Champions l'affare Romagnoli potrebbe concretizzarsi, anche perché allora, Massimiliano diceva una cosa giusta: le casse sono vuote, vero, però se va in Champions poi le casse si riempiono, quindi vero. Allora siamo ai saluti veramente finali. Io faccio salutare adesso Roberto Falcetta del Lazio Club Palombara, ringraziandolo della sua presenza a questa nostra trasmissione, ringraziandolo per essere rimasto fino all'ultimo, perché è sempre stato comunque un motivo di orgoglio, di onore avere dei club storici, ringraziandolo per aver interagito con noi all'interno della trasmissione. E poi in futuro ci saranno altre occasioni, speriamo di tornare ad una normalità che porterebbe noi a completare quel progetto che abbiamo iniziato con l'associazione, cioè quello di venire noi da voi e stare una giornata insieme
nella sede con tutti quanti, interagire con tante persone contemporaneamente. Questo è il progetto iniziale, che finché purtroppo il Covid non ce lo permetterà, siamo costretti a surrogarlo con questi interventi, che però danno comunque una visibilità e fanno vedere anche ad altra gente che esistano delle realtà su cui potersi appoggiare quando si sta in determinate zone. Quindi ti ringrazio Roberto, e a te i saluti, i tuoi saluti. Grazie, grazie mille, grazie a voi dell'invito, dell'ospitabilità, dell'ospitalità e di tutto, e anche a noi sarebbe piaciuto che voi foste qui da noi in sede, che eravamo con tutti i soci presenti, una parte dei soci presenti, e fisicamente era molto molto meglio, però purtroppo questo Covid ci ha levato tantissime cose, dallo stadio a tutte le altre cose più molto più importanti, quindi purtroppo è così. Ottima l'iniziativa di farla così web, via cam, è perfetto, quindi speriamo che prosegua bene ancora con altri club, che sono una cinquantina ce ne sono, quindi voglia appuntate, tramite Giovanna ti metterà al corrente di tutti quanti, certo. Ti darà tutti i contatti, quindi ce ne sono parecchi ancora da andare a scoprire, vecchi e nuovi. E altri che se ne stanno iscrivendo, altri si stanno iscrivendo attraverso questa visibilità che hanno visto, certo. Altri stanno entrando grazie proprio a questo canale, quindi è ottima come idea, e abbiamo subito accettato, non c'è problema sia come Arce sia come Lazio Club singolarmente, quindi vi ringraziamo noi, è ottima come opportunità che ci date, molto molto buona, grazie ancora. Poi voi quando avete notizie di qualsiasi vostra iniziativa benefica, quando ci saranno quelle nella normalità, che so che il club storico, voi fate le cosiddette sagre, iniziative culinarie che servono anche per autofinanziamento, come è giusto che sia, no? Poi quando avete determinate iniziative informateci, perché noi ne daremo conto e notizia, perché no, se poi ci informate noi lo faremo, questo è assolutamente. Noi ormai con voi c'è il contatto, quindi non c'è problema, o tramite la nostra pagina Facebook, o tramite Instagram, o tramite voi. Fateci sito, sapere. La pagina, vi faremo sapere il prima possibile, quando speriamo riparta il tutto, perché noi facciamo parecchie cose, parecchie iniziative, anche da pubblicizzare le nostre piccole, oppure se ci sarà un evento è ottimo che i media ci diano una mano, molto, molto. Certo. Certo, benissimo, benissimo, siamo a disposizione come sempre. Ciao. Grazie Roberto, mille. Buon proseguimento e sempre grazie, forza Lazio. Ciao Roberto. Allora, Max, vai, sei entrato per primo e esci per primo, dai. È pure giusto. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto te Rodolfo, splendido conduttore, Fabio, questa sera straordinaria regia. Mamma Carlo. Mia, uno spettacolo Fabio regia. Grazie uno Fabio. Straordinario. Carlo, straordinario come sempre, e tutti i nostri ospiti. Ti dico, una puntata straordinaria, ma sta diventando un'abitudine questa cosa di puntate straordinarie. Bellissima, tutte diverse e tutte piene di razionalità. Io tutti i fratelli e sorelle laziali auguro una buona notte, a presto. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Max. Carletto, devo ringraziare te Rodolfo, perché hai creato una trasmissione storica, abbiamo sfogliato veramente con grande piacere sia Arcadio Spinozzi e sia Pippo Pancalo. È stato un tuffo nel passato, passato bello, passato brutto, però sempre nel nome della Lazio, che è quello che ci unisce e che ci fa emozionare. Grazie anche a Fabio Fravilli, che oggi è stato in regia, credo che abbia fatto una grande regia, degno del miglior Ingrid Bergman, veramente. Il buon Fabio ormai si sta specializzando alla grande, proprio a livello proprio universitario, in tutti i ruoli televisivi, dal conduttore al regista al giornalista, cioè ragazzi, va via Fabio, siamo finiti, questa è, va via Fabio, siamo finiti, lo dico.
Non l'ha detto, però credo che lui voglia fare il regista, eh? Credo che ci ha fatto capire qualcosa, dici, ci ha fatto diciamo, è partito come giornalista, scrittore, autore di servizi, adesso farà il regista, e quindi ringraziamo anche lui. E niente, ragazzi, ci aggiorniamo a venerdì. È un grande Forza Lazio e un grazie soprattutto a chi ci ha ascoltato fino a quest'ora. Ciao Forza Lazio, ciao Rudolf, ciao Fabio. Ciao Carlo. Allora, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ci siamo dilungati, chiediamo scusa, ma forse ne valeva la pena. E quando le cose, quando vale la pena di fare qualcosa, il tempo passa, scorre velocemente, quindi ci rendiamo poco conto che dobbiamo stare anche con l'orologio. Siamo amatori per questo, se fossimo stati dei professionisti avremmo avuto dei tempi, qualcuno dietro che ci bussava sulla spalla e ci diceva dovete chiudere. Noi ce la siamo bussata tra di noi, ecco, è tempo di chiudere, però a noi ci piace così, è improvvisare. Qualche trasmissione durerà le 2 ore canoniche, qualche trasmissione durerà quasi le 3, qualche volta le 2 ore e mezza. Così va e così deve andare in piena libertà. Quindi vi do appuntamento innanzitutto a domani. Domani è l'esordio di Fabio Fravili e Mirko Monaco. Trasmissione Noi con voi. Una trasmissione proprio linee aperte con i tifosi, ma soprattutto linee aperte con il mondo Lazio a 360 gradi. Ed è importantissimo. Chiedete a Fabio, chiedete a Mirko, loro vi risponderanno. E cercheremo di eviscerare un po' tutte quelle che sono le argomentazioni della Lazio, non solo calcio, perché no? Ci sono anche altri tifosi che però frequentano altre discipline, sempre del mondo Lazio. Mondo Lazio aperto a tutto. Quindi mi raccomando, domani ore 21, Noi con voi. È la prima trasmissione, una gratificazione anche per il nostro caro amico Mirko, perché se lo merita. E quindi mi raccomando, dovete essere in tanti, iscrivetevi al canale YouTube se volete interagire in chat, iscrivetevi alla pagina Facebook se volete interagire in chat, iscrivetevi al canale Twitch se volete interagire in chat. Poi ci saranno linee aperte, non vi fate scrupoli, venite, si può stare anche in audio senza camera, ma l'audio diventa bello lì, si partecipa, si interagisce. Quindi mi raccomando, domani sera ore 21, Noi con voi, il titolo dice tutto. E poi appuntamento a venerdì che comunque vi ricordo alle 12 c'è la rassegna stampa con Massimiliano Richiello. E alle 21 c'è di nuovo Lazio nel cuore e lì avremo sempre i soliti grandi ospiti che non vi faranno mai mancare l'interesse. Vi saluto con un Forza Lazio e vi do appuntamento alla nostra programmazione domani e venerdì. Ciao! Lazio nel cuore.